sarebbe molto lontano. Per noi il numero non conta, nel senso che uno vale uno, così come due vale due, e anche se fossero solo pazienti, se fossero pazienti con, fossero numericamente pochissimi, noi li trattiamo assolutamente e li gestiamo come se fossero una moltitudine. C'è un impegno da parte di moltissimi professionisti che operano all'interno della nostra struttura, sono più di 170 i clinici che si occupano nello specifico delle 349 diverse malattie rare che appunto fanno riferimento alla nostra struttura. Siamo a livello regionale, ma io penso anche nazionale, della struttura che ha più, tra virgolette, che si occupa di più malattie in senso, diciamo così, numerico, ma anche il numero dei pazienti che appunto, ripeto, è di circa 17.000 di cui ci facciamo carico, è un numero elevatissimo. È una caratteristica che contraddistingue la nostra realtà, quella di occuparci questa tipologia di pazienti. È una delle prime cose che ho rilevato quando appunto ho iniziato il mio percorso 3 anni fa all'interno di questa struttura. Venivo peraltro da una realtà, quella degli ospedali civili di Brescia, dove il percorso relativo alle malattie rare è importante, ma non, diciamo così, a livello di policlinico. E quindi ho anche provato a verificare la diversa modalità operativa organizzativa appunto tra quella struttura, che peraltro non è un IRCCS, e questa. Ci sono molte differenze anche in termini di presa in carico. È chiaro che in questi 2 anni abbiamo affrontato un periodo molto difficile per la presa in carico continua del paziente, perché effettivamente con le limitazioni dal punto di vista fisico del poter incrociare e incontrare i pazienti abbiamo dovuto attivare degli strumenti che soprattutto nella prima fase pandemica non erano stati mai, tra virgolette, né utilizzati né testati. E questo però ha permesso ai nostri clinici di rimanere in contatto e di proseguire anche dal punto di vista clinico-terapeutico e di poter seguire e di continuare a seguire appunto i pazienti. Tra le altre cose, per quanto riguarda l'impegno e la programmazione della nostra struttura da questo punto di vista, quando io sono arrivato in questa realtà, noi eravamo, tra virgolette, inseriti all'interno di 8 ERN, e oggi siamo inseriti all'interno appunto di 15, quindi abbiamo praticamente raddoppiato la nostra adesione, il riconoscimento appunto dell'essere all'interno di 15 European Reference Network. E questo credo sia uno degli aspetti più importanti che hanno contraddistinto questi 2 anni, questa crescita importante della nostra partecipazione alle reti europee, perché credo davvero che lo strumento della rete, del mettere in rete conoscenze, competenze, informazioni, sia uno strumento assolutamente essenziale ed indispensabile, soprattutto per trattare le patologie rare. Credo che questo sia davvero uno strumento sul quale noi dobbiamo continuare a investire e continueremo a investire nel corso dei prossimi anni, perché con questo strumento riusciamo a mettere in comunicazione gli specialisti tutta Europa, riusciamo a metterci in comunicazione con il resto dell'Europa, soprattutto facendo viaggiare informazioni e non facendo spostare chiaramente i pazienti. E questo è sicuramente uno strumento estremamente, estremamente importante. Dopodiché, l'ho detto prima, siamo un IRCCS e diversamente da altre realtà, abbiamo nell'ambito delle nostre attività istituzionali, una delle nostre 3 mission è quella dell'attività di ricerca. E nell'ambito delle malattie rare, l'attività di ricerca è assolutamente essenziale e indispensabile. Il nostro obiettivo anche per i prossimi anni è quello di investire in questo ambito le maggiori risorse possibili. Tra le altre cose, lo dicevamo con la professoressa Peirandi proprio nei giorni scorsi, questa è una fase particolarmente felice dal punto di vista delle risorse disponibili, il PNRR per certi aspetti, ma non solo, anche la sensibilità, diciamo, di tutto il mondo che ci circonda, effettivamente ci smettono di dare la possibilità di investire in maniera importante nell'ambito dell'attività di ricerca. E quindi in questo senso noi dobbiamo assolutamente cercare di sfruttare questa fase, naturalmente per l'attività di ricerca in senso ampio, ma anche e soprattutto per il tema legato alle patologie rare. Consentitemi di fare un piccolo riferimento all'attività vaccinale relativa al Covid-19, perché è un'attività nella quale da un lato ci siamo contraddistinti in quanto appunto in realtà nazionale ad aver somministrato più vaccini in assoluto. Abbiamo somministrato nel corso dell'anno che è passato più di 2 milioni di vaccini
e quindi possiamo dire di avere vaccinato praticamente l'intera città di Milano e anche buona parte dell'Interland. Ed è stato uno sforzo importantissimo e del quale davvero noi siamo molto orgogliosi. Ma soprattutto nella fase, diciamo così, della primavera dello scorso anno, ci siamo fatti carico di gestire i nostri pazienti, soprattutto i nostri pazienti affetti da patologie rare, con tutta una serie di problematiche molto rilevanti, di farlo in forma diretta, di farlo attraverso, in molte situazioni, attraverso gli specialisti che si occupano appunto di questi pazienti, perché abbiamo ritenuto, e questa cosa si è dimostrata certamente vincente, che fosse giusto che lo specialista si prendesse carico e soprattutto potesse anche gestire questa fase molto delicata per pazienti con le problematiche appunto che hanno alcuni dei nostri. E questo ci ha davvero, anche in questo caso, reso particolarmente orgogliosi, ma allo stesso tempo ci ha permesso di vaccinare abbastanza rapidamente tutta una serie di pazienti e di famiglie di pazienti, di coorti di pazienti che sono stati tra i primi a poter usufruire della copertura vaccinale, che, come stiamo rilevando, è uno degli elementi, per non dire l'elemento sostanziale, che ci ha permesso, ci sta permettendo di uscire dal Covid-19 per poter tornare a una certa normalità. Quindi questo è stato un percorso molto importante. Adesso, come sapete, per alcuni pazienti si sta ragionando sulla somministrazione di una quarta dose. Chiaramente tutti i clinici di riferimento sanno che alcuni di questi pazienti sono affetti da patologie rare, quindi è stato messo in moto tutto il meccanismo per proporre questo tipo di percorso e questo tipo, diciamo così, di prestazione ai pazienti che ne hanno necessità. In termini di prospettiva, noi contiamo di proseguire nell'investimento relativo alla presa in carico del paziente in termini continuativi, investendo soprattutto sulla fase di transizione, che si è sempre rivelata particolarmente delicata negli anni passati e continua ad essere sicuramente una fase molto delicata. Quando il paziente passa dall'età pediatrica adolescenziale alla fase adulta, spesso e volentieri si creano delle difficoltà, a volte dei cortocircuiti. Su questo dobbiamo certamente migliorare per rendere il percorso fluido e soprattutto per fare in modo che per il paziente, per la sua famiglia, questo ovviamente sia un percorso il più semplice e soprattutto che non crei nessun tipo di discontinuità. Quindi in questo senso dobbiamo impegnarci probabilmente più di quanto abbiamo fatto, e c'è naturalmente da parte nostra la volontà di andare assolutamente in quella direzione. Stiamo facendo una serie di valutazioni molto importanti dal punto di vista degli strumenti da utilizzare per prendere in carico in maniera anche più semplice e il più possibile continuativa appunto i pazienti, attraverso gli strumenti che ormai stanno diventando strumenti standard: il teleconsulto, la telemedicina, tutto il mondo dell'informatica, che poi, voglio dire, potrà sfruttare anche tutta una serie di dispositivi di rilevazione a domicilio del paziente, consentendo quindi ai pazienti di non spostarsi e ai clinici di poter rimanere in contatto con i pazienti in maniera molto più efficace, in maniera più comoda, se vogliamo usare anche questo termine, ma soprattutto in maniera sicura, nel rispetto della privacy, nel rispetto ovviamente di tutto il percorso di presa in carico e di gestione del paziente, che naturalmente deve rispettare tutta una serie di regole. La Regione Lombardia è in fase di evoluzione su questo tema, ci sono una serie di proposte attive per utilizzare delle piattaforme che sono sicure. Siamo nella fase, diciamo così, decisionale, ma certamente sul fronte della telemedicina, della teleconsulta, della teleassistenza, l'obiettivo è di investire il più possibile per appunto agevolare questo percorso. Poi so benissimo che ci sono situazioni di grande sofferenza dal punto di vista degli spazi fisici, degli spazi ambulatoriali, ma questa purtroppo è una problematica che troverà soluzioni in via definitiva con l'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale, perché certamente quello sarà il periodo nel quale oggettivamente stiamo già ragionando su come ricollocare tutti i servizi, soprattutto i servizi specialistici ambulatoriali, e l'obiettivo di fondo è quello di cercare di collocarli in un contenitore che sia un contenitore anche facile da raggiungere, soprattutto per evitare quei percorsi spesso un po' a slalom ai quali costringiamo alcuni dei nostri pazienti per ricevere le prestazioni. È chiaro che con un ospedale nuovo a disposizione, nel quale ci saranno pazienti ricoverati, tutti gli spazi che oggi sono utilizzati per ricoverare i pazienti saranno disponibili per effettuare
attività specialistiche ambulatoriali, attività di day hospital, piuttosto che attività BIC e MAC. Quindi certamente con il nuovo ospedale noi miglioreremo moltissimo da questo punto di vista. Come penso molti di voi frequentando l'ospedale avranno osservato, i lavori finalmente sono stati avviati in maniera determinante, in fase di ultimazione alla realizzazione dello scavo, e nelle prossime settimane inizierà il percorso di getto delle fondazioni. E quindi nei prossimi mesi inizieremo a vedere la struttura che gradualmente esce, tra virgolette, dalla fase di scavo, e quindi inizia la vera e propria costruzione dell'ospedale. Noi abbiamo, come sapete, un rapporto contrattuale con la ditta, e i lavori dell'ospedale si dovranno concludere necessariamente nella primavera del 2024, quindi non manca tantissimo tempo. Certo, 2 anni sono 2 anni, e sono ancora 2 anni di sofferenza dal punto di vista fisico per gli spazi che sono quello che sono, ma voglio dire, con un orizzonte temporale che adesso è un orizzonte temporale visibile e percepibile, credo che questa cosa possa assolutamente essere d'aiuto. Dobbiamo assolutamente lavorare sul potenziamento della ricerca, e qui sicuramente la professoressa Peirandi potrà essere molto più precisa di quanto non possa essere io in questo senso. Vi posso dire che dovremmo lavorare molto stiamo già lavorando molto sul potenziamento soprattutto dell'attività diagnostica, perché chiaramente la fase della diagnosi sulla patologia rara è una fase estremamente importante e rilevante, così come chiaramente quella della cura, ma la diagnosi spesso e volentieri è l'elemento principale da cui nasce poi tutto il percorso. Per darvi un'informazione di carattere specifico, noi siamo stati individuati da Regione come struttura di riferimento, e saremo centro di riferimento. Abbiamo presentato il progetto in Regione, che di fatto è già stato approvato e inizierà la propria attivazione nei prossimi mesi, per la gestione centralizzata delle prestazioni di diagnosi preimpianto nell'ambito delle procedure di procreazione medicalmente assistita. Quindi qui ci sarà tutto un percorso di presa in carico di genitori che hanno delle problematiche, delle patologie particolari, per i quali avere un figlio o avere comunque un percorso di maternità può significare avere dei problemi. E quindi in questo senso saremo struttura di riferimento regionale per una serie di patologie. Così come diventeremo struttura di riferimento regionale per l'esecuzione dei test del DNA fetale per le donne gravide in Lombardia, che rientrano in determinati parametri e che avranno diritto gratuitamente ad avere questo esame, ad avere questa prestazione appunto per il loro percorso di maternità. Quindi in questo senso stiamo lavorando molto nell'ambito della diagnostica, stiamo investendo molto nell'ambito della genetica, perché genetica, visto e considerato che genetica con patologia rara sicuramente fanno, ahimè, assolutamente un binomio molto importante. Stiamo lavorando molto in quel senso, in quella direzione, con tutta una serie di progetti che sono in parte avviati e in parte si svilupperanno. Ma poi come dimenticare il rapporto di collaborazione con le associazioni. Le associazioni che sono presenti questa mattina, che io ringrazio, così come ringrazio tutti i clinici, tutti i colleghi che sono collegati per il grande lavoro che stanno facendo. Dicevo, come dimenticare questo connubio molto forte della nostra realtà con le associazioni dei pazienti. Noi ne abbiamo addirittura 62 che collaborano e cooperano con noi, e quindi da questo punto di vista svolgono una funzione di raccordo che è assolutamente essenziale ed importantissima, e naturalmente io do per assodato che continuerà, anzi si potenzierà, si svilupperà e ci potrà essere ancor più d'ausilio. Quindi in questo senso io davvero ringrazio tantissimo i rappresentanti dell'associazione o gli associati che ci sono, ringrazio i clinici della nostra struttura per il grande lavoro che stanno facendo in questo ambito. È chiaro che le cose da fare sono ancora tantissime, ma io sono molto fiducioso che il lavoro fatto anche in un periodo così delicato come quello appena trascorso nell'ambito del percorso Covid sia davvero di buon auspicio per un ulteriore potenziamento e una migliore presa in carico e un miglior percorso più fluido all'interno della struttura da parte dei 17.000 pazienti che si sono rivolti a noi con fiducia e continuano a farlo tutti i giorni. Per cui io vi auguro davvero una
un paio d'ore molto interessanti alle quali anche io naturalmente parteciperò, perché anch'io sono curioso, tra virgolette, dal punto di vista scientifico, di sapere cosa bolle in pentola in maniera più precisa e puntuale. Grazie davvero per tutto quello che state facendo. E ripasso la parola alla prof. Ivandi, giusto, Flora? Grazie mille, dottor Belleri. Credo che avete sentito veramente lo stato d'arte, passo per passo, più preciso di così non si poteva essere. Grazie veramente per questo aggiornamento. Ora abbiamo con noi l'amica e la persona veramente, il nostro gioiello della Regione Lombardia. Erika ha fatto un lavoro incredibile in questi ultimi anni e la sua persistenza, serietà è una roba, un valore che noi abbiamo in Regione Lombardia e è un mio grande piacere. Oggi Erika, per esempio, oltre di essere responsabile di centro di coordinamento regionale, presenta in realtà anche dottor Ambrosi, perché dottor Ambrosi non poteva essere presente con noi. E quindi a questo punto, insieme con Erika, andiamo a vedere a che punto siamo a livello della Regione Lombardia, quali sono stati i progetti, che cosa è stato fatto appunto in questi anni difficili. Campo è tuo, Erika. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione, troppo buona davvero. Mi fa molto piacere essere qui oggi a condividere i lavori di questa giornata dedicata alle malattie rare. Sono alle prese con la condivisione dello schermo, spero che si riesca a vedere le diapositive e che riusciate a sentirmi. Lo stiamo vedendo bene, se riesci mettila, sì. Per esempio, ecco, perfetto, adesso è perfetto. Adesso, ecco, sì, c'è un po' di latenza, quindi fatemi eventualmente un cenno qualora ci fossero problemi. Di nuovo buongiorno a tutti e il compito che ci siamo assegnati insieme con Flora Peivandi e Marzia Menegatti è quella di disegnare un po' l'area nella quale ci muoviamo. Vi porto naturalmente i saluti anche dei nostri referenti regionali, in particolare del dottor Amorosi, e il compito è quello di ricordare le tappe fondamentali della rete malattie rare. Una rete malattie rare che è naturalmente una rete nazionale, a questa struttura con la quale ormai tutti siamo familiari. Gli obiettivi sono quelli di prevenire le malattie rare, di diagnosticarle in tempi utili e di trattarle secondo le più moderne conoscenze, e la rete è costituita da strutture come la vostra, che giustamente ha detto il direttore è probabilmente una delle maggiori in Italia per quanto riguarda il numero di patologie trattate. Quindi è costituita dai presidi diffusi nelle diverse regioni, da centri di coordinamento come quello dove io lavoro, che può avere una base regionale come in Lombardia o interregionale per altre realtà, e un coordinamento centrale che sin dall'inizio è stato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. Qui sono riassunte le tappe fondamentali di questo sviluppo, quindi si parte dal 2001 con l'istituzione della rete e del registro. Nel 2008-2009 c'è la creazione di un vero e proprio centro nazionale malattie rare presso l'ISS con funzioni specifiche di coordinamento. Nel 2013 il primo piano sanitario nazionale malattie rare è un documento essenzialmente di indirizzo, ISO risorse come si dice, però è stata una tappa fondamentale per attrarre l'attenzione sulla necessità di un'organizzazione peculiare per questo tipo di malati. La tappa importante anche rispetto ad altri paesi europei con l'istituzione dello screening neonatale esteso. Sapete che nel 2017 si passa dallo screening obbligatorio a tutti i nuovi nati di 3 patologie a circa 50 malattie metaboliche. L'aggiornamento dei LEA nel 2017 che amplia il numero delle malattie rare tutelate dalla rete, e poi a partire dalla prima call nel 2017 e la seconda recentemente conclusasi, l'istituzione delle reti di riferimento europee di cui si parlerà oggi. E l'ultima tappa che ho voluto ricordare qui è il testo unico per le malattie rare, la legge del novembre 2021, anche quella un
punto fondamentale per il futuro, per come sarà regolata l'assistenza a questa categoria di pazienti in futuro. La nostra rete regionale, come sapete, dal 2001 si è organizzata con un centro di coordinamento, dal quale appunto vi parlo, e sapete anche tutti che cerchiamo di gestire insieme con voi un sito che rappresenta un punto di riferimento perché contiene tutte le informazioni che riguardano la rete, le normative, gli aspetti organizzativi. Questo per dare un'idea della complessità della rete invece nella nostra regione. Nasce, come abbiamo ricordato, nel 2001 con 13 presidi. Naturalmente il Policlinico ne faceva parte sin da allora ed è uno dei centri con il maggior numero di malattie seguite. Negli anni vedete che la rete si arricchisce soprattutto di centri che portano delle competenze per numeri più limitati di malattie e che cercano di espandere la possibilità di assistenza un po' più omogeneamente sul territorio, anche se, come vedremo, in questo senso c'è ancora parecchio lavoro da fare. Le caratteristiche della nostra rete regionale rispetto alle altre regioni sono anche in alcune prestazioni che la regione ha deciso di offrire nei cosiddetti extra LEA, cioè qualcosa di più. Qui vedete il numero dei presidi che cresce negli anni, delle rivalutazioni periodiche e due tappe importanti che ho voluto ricordare. Nel 2020 una delibera definisce la possibilità per alcune malattie rare di una rete più articolata e nel 2021 la delibera che stabilisce i criteri per identificare per un gruppo di malattie rare, e cioè le malattie della coagulazione, una rete basata su presidi hub e spoke, della quale si parlerà domani nell'evento regionale e che rappresenta un primo esempio di livello organizzativo più complesso. Non si è fatto niente da soli, Regione e il coordinamento hanno sempre lavorato con i rappresentanti dei presidi, prima la professoressa Cappellini per il Policlinico, oggi la professoressa Peivandi. Dal 2009 anche istituzionalmente le associazioni fanno parte di questo gruppo di lavoro. Vi dicevo prima che ai malati rari sono garantiti anche i farmaci in fascia C, il piano riabilitativo in deroga alle limitazioni, i farmaci off-label prescritti dagli specialisti ed eventualmente anche prodotti non farmacologici. E qui, in quest'ultima parte della slide, ho voluto ricordare quello che è il progetto che contraddistingue un po' la nostra organizzazione rispetto alle altre regioni, che è quello della definizione dei PDTA condivisi, un progetto nel quale sono state messe molte energie. I dati che vi do, vengono dal registro regionale, che è alimentato naturalmente dagli specialisti dei presidi e dai database amministrativi, perché come sappiamo la raccolta dei dati con il registro regionale, che pure noi consideriamo molto importante, dovrà essere sicuramente migliorata nei prossimi anni. Parliamo di 81.000 e oltre pazienti prevalenti nella nostra regione con una delle malattie rare tutelate dal sistema delle esenzioni, quindi naturalmente una sottostima rispetto all'universo delle malattie rare, ma che ci dice che abbiamo una prevalenza di 8 su 1000, non piccola. Ci dà anche qualche numero reale, non solo stime, per definire che i pazienti con malattie rare interessano tutte le fasce di età e che circa un 20%, forse un po' meno, di questi pazienti sono in età pediatrica. Naturalmente le categorie delle malattie prevalenti variano a seconda delle età considerate. Nella fascia pediatrica abbiamo soprattutto prevalenza di pazienti con malformazioni congenite, malattie del sangue e del metabolismo. Negli adulti prevalgono le malattie del sistema nervoso. Vi dicevo prima che abbiamo ancora molto da fare per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'esenzione di questi malati rari. Qui vediamo la prevalenza nelle diverse province e vediamo come sia molto variabile, con delle aree in cui sicuramente questo riconoscimento è ancora sottostimato e vediamo come
probabilmente la localizzazione dei riferimenti, dei presidi, giochi un ruolo fondamentale in questo. Abbiamo una prevalenza maggiore, naturalmente, rapportata alla popolazione, nelle aree in cui sono più presenti i presidi di riferimento. Si è lavorato moltissimo sulla definizione di questi percorsi condivisi. Parlo a persone che hanno partecipato attivamente, spesso come capofila e promotori a questo progetto, che come sapete aveva l'obiettivo di disegnare dei piani di assistenza condivisi a livello regionale. Quindi si chiedeva sostanzialmente agli specialisti che lavorano in presidi diversi su una stessa malattia di condividere un percorso con degli obiettivi comuni, naturalmente quelli di uniformare l'assistenza a questi pazienti, ma anche di fornire degli strumenti di monitoraggio di questo processo. La nostra è la regione che ha prodotto più PDTA, questo è uno degli ultimi che è stato pubblicato, che riguarda le malattie emorragiche congenite. E i numeri sono, a mio avviso, molto rilevanti, ci danno un'idea dell'impegno. Nelle prime fasi erano coinvolti 31 presidi, oltre 600 specialisti, sono stati condivisi dei PDTA che andavano a definire i percorsi per circa l'80% dei malati rari. E collocano la nostra regione, diciamo, in una posizione molto diversa. Si vede chiaramente da questa survey fatta da Oxford e da Monitorare, quindi dalla Federazione delle Associazioni, che è la regione che più ha sviluppato questo tipo di attività. E sono anche documenti molto consultati, perché qui potete vedere il download di PDTA dal sito della rete regionale. Come ha sottolineato molto bene il direttore, veniamo da 2 anni di riduzione dell'attività, quindi anche questo progetto, purtroppo ha avuto dei rallentamenti, si sta comunque cercando di continuare. I PDTA condivisi sono oggi 119, 23 sono in fase di aggiornamento e 21 sono in fase di nuova redazione, e questo ci tornerà molto utile, io credo, come regione, negli adempimenti previsti dal testo unico di legge per le malattie rare, che prevedono addirittura l'adozione di piani personalizzati per i pazienti, quindi un lavoro che sicuramente ci aiuterà in questo percorso. Oggi è la giornata, insomma, si celebra in questa settimana la giornata delle malattie rare, quindi l'attenzione è puntata su un settore che ha avuto un grande sviluppo, come è stato già ricordato, soprattutto grazie alla ricerca in campo genetico. La rete nasce qui nel 2001, questo è lo sviluppo della possibilità di identificare puntualmente malattie rare con test genetici. Sono ormai più di 10 anni che il focus della comunità scientifica si è nettamente spostato allo studio delle malattie rare, che rappresentano degli esempi straordinari dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista organizzativo. E qui vediamo che non sono solo aumentati i test genetici, ma anche i trials, le pubblicazioni in questo caso, che riportano i risultati di trials clinici nelle malattie rare. Siamo veramente in un momento molto favorevole, un momento in cui probabilmente potremo restituire a questi pazienti qualcosa, visto che lo studio di queste malattie, come è noto, come è riconosciuto, possiamo fare molti esempi, ha contribuito tantissimo alla scienza. E in questo periodo nascono le reti di riferimento europeo. Parlando di livelli organizzativi, possiamo muoverci a livello regionale e nazionale. Parlando di condivisione di progetti di ricerca, l'orizzonte deve per forza ampliarsi, e l'Italia, come Stato membro, ha aderito con grande entusiasmo alla creazione di questi European Reference Network. Sapete che dal 2017 sono attive 24 ERN. L'Italia è lo Stato membro con maggiori partecipazioni e la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di partecipazioni. Ma la cosa, secondo me, più impressionante è lo sviluppo che è stato ricordato, avvenuto con la seconda call, dove le partecipazioni dei centri lombardi diventano 82
un impegno straordinario, soprattutto dal presidio del policlinico. Io credo di aver fatto i conti giusti, spero che non ci siano errori, ma davvero è una presenza molto significativa che sicuramente dovrà essere sfruttata, consentitemi il termine, dalla rete regionale per migliorare l'assistenza anche a livello locale. Quest'ultima slide solo per ricordare le tematiche su cui ci si sta maggiormente impegnando: il miglioramento di sistemi di raccolta dati e di monitoraggio, come abbiamo detto e si spiegherà domani anche nell'evento regionale, la definizione di diversi livelli assistenziali per le malattie che lo richiedono, a cominciare dalle malattie della coagulazione, il collegamento appunto tra le ERN e le altre componenti della rete, il potenziamento dell'assistenza sul territorio con un particolare riferimento agli aspetti riabilitativi e poi un tema che sta a cuore ai pazienti e non solo, la possibilità di domiciliare le terapie a lungo termine. Spero di non aver impiegato troppo tempo e vi ringrazio. Grazie molte per appunto la tua precisione, veramente datemi così aggiornati di come siamo e come siamo organizzati. È veramente un piacere vedere negli ultimi 2 anni, con tutta la difficoltà che abbiamo avuto come Regione Lombardia, in ogni caso con i suoi specialisti è riuscito a mantenere il livello scientifico e il livello organizzativo a altissimi livelli europei. E adesso io passerò, se siete d'accordo, ecco, non facciamo la discussione adesso e lo faremo alla fine, dove abbiamo 20 minuti da poter discutere insieme. Quindi io vi farei vedere adesso i diciamo, ricercatori del policlinico in questo momento, cosa sono riusciti a fare e come abbiamo aumentato il livello del ERN da 8 a 15. Vediamo se riesco a mettere la mia presentazione. Ok. Sì, si vede. Perfetto, lo state vedendo. Benissimo. Allora, qui è una mappatura esattamente di quello che il direttore generale stava riportando, è stato anche confermato da Erika. La mappatura di com'è la situazione del policlinico. Quando 2 anni fa io sono stata nominata come responsabile, ho pensato sicuramente noi dobbiamo avere una mappatura precisa e questo andava fatto insieme con Regione Lombardia e quindi abbiamo riguardato tutte le prescrizioni dei medici, abbiamo cercato di vedere la registrazione attraverso i piani terapeutici. È chiaro che la prevalenza di diverse patologie sono diverse. Qui abbiamo 17.000 pazienti che sono stati registrati e sono 349 patologie diverse. È chiaro che il numero dei pazienti che sono in carico sono molto diversi. Per esempio, la coagulazione potrebbe avere 3.000 pazienti e una delle patologie oncologiche genetiche potrebbe avere 14. Noi la tensione dobbiamo comunque averla perché patologia è patologia rara, ma metodologicamente è chiaro che con il direttore generale stiamo ragionando come possiamo soddisfare le esigenze dei pazienti con diversa numerosità, non aver sottostimato la necessità di questi pazienti. Come si può fare questo lavoro se noi non ci basiamo su uno standard europeo? Ecco perché abbiamo lavorato molto con i nostri specialisti e abbiamo cercato di vedere a che punto siamo dal punto di vista del European Reference Network o famoso ERN. Che cosa sono questi ERN? Sappiamo che sono stati dei reti o sono ancora dei reti virtuali composti dai operatori sanitari che hanno lavorato, che lavorano in tutta Europa per gestire le patologie rare in modo da poter standardizzare in modo migliore la diagnosi e la terapia dei pazienti specifici. Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di pensiero è iniziato 5 anni fa, nel 2017, con 24 ERN che coinvolgevano 900 gruppi di medici di 300 ospedali di 25 paesi europei.
Questi operatori hanno sempre cercato di consultare insieme e vedere le esigenze di questi pazienti, come cambiano in diverse regioni, dalla parte est-ovest Europa, con diverse capacità di fare clinical trials, diverse capacità di avere prodotti innovativi, facilità diagnostica e arrivare a un metodo di nuovo standard di PDTA, delle linee guida di trattamento e la diagnosi. È veramente un piacere e non è un lavoro semplice, per cui vorrei complimentarmi con tutti gli specialisti del Policlinico, con il lavoro difficile che hanno fatto, con la parte che il nostro direttore ha spiegato della situazione del Policlinico. Noi siamo in una evoluzione incredibile e stiamo cambiando, stiamo andando verso un ospedale nuovo, ma senza chiudere nessuna delle nostre attività. Con tutto questo, i nostri specialisti hanno lavorato veramente tanto, hanno quasi raddoppiato. E come Erika diceva, bisogna utilizzare un momento del genere e bisogna dimostrare come fare più frutto a questo lavoro e cercare di avere un metodo evolutivo nella diagnosi e cura e dare quello che il nostro paziente ha bisogno nel futuro. Quindi, in questi giorni, con il nostro direttore generale, di che cosa discutiamo? Tutti i giorni noi parliamo a diversi ambiti, non solo per le malattie rare, ovviamente, però noi abbiamo pensato, per esempio, al sportello. Sportello era un sportello fisico a Mangiagalli che vedeva esigenze anche sociali dei nostri pazienti. Questi 2 anni, ovviamente, un esportello fisico era molto difficile perché non poteva paziente o parenti di paziente presentarsi al policlinico. Quindi, in modo virtuale, noi abbiamo cercato di avere contatto. C'è molto pensiero. Abbiamo bisogno di voi come associazione di dirci cosa pensate. Come dobbiamo evolvere? Lo sportello dobbiamo tenerlo in questo modo fisicamente oppure dobbiamo farlo in modo virtuale e digitale? Quindi questi sono i processi ongoing che stiamo lavorando molto anche con i nostri specialisti. Gli ambulatori e reparti. Abbiamo l'assistenza sia per la fase acuta, siamo un ospedale con la parte pediatrica e la parte adulta, 24 ore su 24 con pronto soccorso attivo e questo permette a noi di lavorare come un centro di riferimento per molte patologie. Per follow-up dei pazienti, telemedicina sarà un strumento che verrà utilizzato. È chiaro che non copre tutte le esigenze del paziente, ma comunque risolve moltissimi problemi come ha fatto in questi ultimi 2 anni. Le multidisciplinarità, inutile che il paziente si muove in tutte le parti del policlinico, cerchiamo di concentrarlo. Questo è il progetto del futuro. Transizione, come è stato spiegato, è molto importante anche dal punto di vista psicologico per il paziente. Ottimizzazione della diagnosi genetica, quello che io credo una rivoluzione vera al policlinico. Noi abbiamo detto, qui non è la ricerca e l'assistenza, noi dobbiamo dare la possibilità a ogni malato raro di avere la diagnosi genetica al policlinico. E come possiamo fare? Basandoci sulle tecnologie moderne e assicurandoci che queste tecnologie al policlinico siano disponibili, quindi genetisti, bioinformatici che possono fare utilizzo di questi dati e questo è un progetto che stiamo lavorando moltissimo con la direzione strategica. Diagnosi prenatale e preimpianto, come avete sentito, saremo un punto di riferimento e questo aiuterà moltissime donne sulla parte counseling e sulla parte della decisione e rivolgersi a questo centro per alcune patologie per la prevenzione, eventualmente nel futuro. Modelli di Hub and Spoke, Dyna vi ha spiegato, è veramente un modello, è stato incredibile. Abbiamo lavorato con Regione Lombardia sull'emofilia, uno dei pochi, la prima addirittura, perché abbiamo tanti pazienti, abbiamo bisogno di un'organizzazione sicura che il paziente ha la sua terapia corretta ovunque sia. Ma come dobbiamo fare in modo di non sprecare le nostre energie e le nostre risorse? Dovevamo pensare molto e i specialisti hanno lavorato e domani questo viene in dettaglio e spiegato nella riunione della Regione Lombardia per le malattie rare. La ricerca, senza la ricerca non andiamo da nessuna parte, ma la ricerca non può essere dissociata dall'assistenza e questo è quello che il nostro direttore stava menzionando e stiamo lavorando molto insieme, perché con la ricerca capiamo la fisiopatogenesi delle malattie e possiamo disegnare le terapie nuove nel futuro.
Le terapie innovative stiamo investendo molto di avere proprio un gruppo che lavoreranno sulle terapie genetiche e cellulari, un gruppo che lavorerà su biobancaggio del materiale biologico con consenso dei nostri pazienti per avere una ricerca migliore. E in più siamo felicissimi. Sono anni dove fondi non mancano, mancano gli specialisti, mancano le persone che sanno come utilizzare questi fondi. Quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. Io vorrei ringraziare veramente tanto tutti i nostri specialisti che in questo momento duro, in questi 2 anni, hanno lavorato moltissimo con me, con Marzia Menegatti, che mi ha aiutato insieme con la Doriana per capire come dobbiamo muoverci. L'associazione dei pazienti sono sempre ovviamente nel nostro cuore perché sono loro e non dimentichiamo che la malattia rara e la gestione non esiste se il paziente non è nel centro della nostra attenzione. La direzione strategica, vi ho spiegato, Istituto Mario Negri, senza aiuto di Daina non possiamo mettere i dati insieme, quindi la sua presenza sempre e ovviamente DG Melfi. Con questo io adesso vorrei aprire in realtà la situazione del policlinico e capire come siamo con diversi punti di riferimento come Reference Center per ERMS e purtroppo non possiamo invitare tutti, ma in realtà possiamo iniziare con alcuni di ERMS e la prima viene presentata da professor Montini che ci dimostra IRK-NET. Professor Montini. Grazie mille Flora, mi sentite? Sì, perfettamente, e anche le due diapositive stanno. Sì. Perfetto, grazie, grazie. Grazie per aver introdotto l'argomento e quindi per noi sarà molto più facile parlare. Io parlo ovviamente delle malattie renali e dell'ERN che si chiama ERCNET, che raccoglie in questo momento 72 centri di nefrologia dell'adulto e del bambino in 24 paesi europei, che questi 72 centri seguono 70.000 pazienti con malattie rare. E anche qui c'è una grossa prevalenza della parte pediatrica. Quali sono gli scopi dell'ERCNET? Non ci entro nello specifico, perché gli scopi questi sono abbastanza comuni a tutti quanti. Voglio solo prendere lo spunto da quanto è stato detto e nominato prima sulla transizione, che è una delle grosse difficoltà che noi abbiamo come pediatri, il passaggio di questi bambini diventati adulti ad altri centri. Allora, credo che uno degli scopi dell'ERCNET sia proprio quello di promuovere la migliore conoscenza di queste malattie sia nei centri pediatrici che nei centri degli adulti. E io mi riferisco per esempio alla regione Lombardia. Noi siamo l'unico centro di nefrologia pediatrica della regione Lombardia. Le nefrologie dell'adulto sono tantissime. E avendo pazienti da tutta la Lombardia, e non solo da tutta la Lombardia, ma da tutta Italia, molto spesso abbiamo una grossa difficoltà a trasferire questi ragazzi, questi giovani adulti in centri di nefrologia dell'adulto, proprio perché c'è una scarsissima conoscenza di queste specifiche malattie, di queste malattie rare. E questo spesso ci porta a seguirli per tempi anche più lunghi. E questa è una delle difficoltà che io credo veramente dovremmo affrontare. E quanto anche diceva Erika Daina prima, che ci sono molte malattie, alcune che sono maggiormente rappresentate nell'età pediatrica. Ma mi domando che fine fanno queste malattie, perché questi bambini poi crescono, diventano adulti e da chi sono seguiti, quindi dovrebbero essere comunque presenti anche nei registri degli adulti. L'ECNET è suddiviso in 9 gruppi tematici a seconda delle malattie, le glomerulopatie ereditarie, le calcolosi, le malformazioni congenite, le ciliopatie, e su questa noi come policlinico abbiamo un ruolo importante di coordinamento di questo sottogruppo. Ma vi cito anche due cose particolari che sono la malattia renale cronica del bambino e la dialisi, che sono veramente delle malattie rare. In Italia in questo momento ci sono circa 70 bambini in dialisi e di questi 70, 25 sono seguiti al policlinico. E voi capite che questa è veramente una situazione rara, particolarmente rara. Ed è rara anche, ed è molto difficile alcune volte per noi affrontarle. Noi dializziamo anche neonati, bambini molto piccoli,
Quindi la difficoltà alcune volte di trovare le linee per questi bambini che ci permettono la dialisi, i filtri. E tutto questo credo che all'interno dell'ERCNET possa veramente rivestire un ruolo particolare. E anche il trapianto pediatrico di rene è una rarità. Se noi abbiamo 70 bambini in dialisi, più di 70 bambini all'anno in Italia non possiamo trapiantare. E in realtà ne trapiantiamo circa 50-60. E anche qui il policlinico ha una media di 18 trapianti di rene pediatrici all'anno. Un'altra delle caratteristiche della ERCNET che veramente si sta sviluppando sempre di più ed è estremamente utile è questo registro. Voi vedete la crescita esponenziale dei pazienti. A dicembre 2021 erano registrati 13.000 pazienti con malattie rare nefrologiche, con una grossa parte di dati relativi al bambino. E questo rappresenta veramente un grossissimo strumento, estremamente importante, sia dal punto di vista epidemiologico, ovviamente, ma anche come mezzo che ci permette di raccogliere delle coorti di pazienti per studi. Un altro dato molto importante di questo registro è che esistono per ogni singola malattia dei benchmark contro cui ogni centro si confronta, contro la media europea, e quindi è molto importante per noi capire se noi stiamo trattando bene o trattando male questi bambini e questi adulti che seguiamo. Anche la ricerca ha un grossissimo sviluppo all'interno dell'ERCNET, e questo è solo alcuni degli studi che sono in corso nei vari gruppi di lavoro delle varie malattie. E un'altra delle cose molto utili è la creazione di linee guida su queste malattie rare. Ne abbiamo create tante, sono estremamente utili, sono in condivisione con le società europee e internazionali di nefrologia e nefrologia pediatrica. E vi presento solo brevissimamente quest'ultima linea guida che è appena uscita a febbraio di quest'anno su Nature Reviews in Neurology, che è stata coordinata da noi del Policlinico, grazie anche al supporto di Nicola Persico come ostetrico e di Gian Antonio Manzoni come urologo pediatrico. Ma qui abbiamo dato delle raccomandazioni su come trattare quei pochissimi bambini che hanno delle ostruzioni complete delle vie urinarie, con una anidramnios molto precoce, che tipo di intervento prenatale fare, che tipo di intervento postnatale e qual è la loro prognosi per quanto riguarda la sopravvivenza e la funzione renale nel futuro. Ancora l'ERCNET si è molto impegnata nel sviluppare un corso di 3 anni che attualmente raccoglie 231 studenti, giovani nefrologi e giovani pediatri da 22 paesi europei, proprio su come affrontare queste malattie. Si basa su un programma di 3 anni di webinar, di casi clinici che vengono discussi da persone più esperte e cercando di coprire veramente un vastissimo raggio di malattie nefrologiche rare. Ancora l'ERCNET si è molto impegnato, e purtroppo questo con un successo non molto buono legato, come tutti sappiamo, all'epidemia che abbiamo avuto in tutto il mondo, ma noi uno scambio di giovani medici fra i vari centri. Noi abbiamo avuto nel novembre del 2020 questo giovane medico spagnolo da Barcellona, Alejandro Cruz, che è venuto da noi per un mese per vedere come dializzare i bambini piccoli. Anche il nostro ERCNET utilizza quello che è il Clinical Patient Management System, che è questo sistema che permette di richiedere consulenze da centri meno esperti a centri più esperti su alcune malattie, sulla gestione clinica e terapeutica di alcuni pazienti. E ovviamente, come tutti gli ERCNET, collabora molto da vicino con i gruppi di associazioni di pazienti che appunto ci danno molti spunti e hanno collaborato
a tutte le linee guida che sono state fatte, mettendo anche il punto di vista del paziente, che è estremamente utile per noi. E questo, come ha già fatto vedere Flora, sono un po' i pazienti che noi seguiamo con queste malattie rare. In questo momento sono 727 in questo gruppo di malattie rare, quindi un numero di bambini, e lo ripeto, una delle cose veramente per noi estremamente importanti sarà poi la possibilità di gestire delle transizioni verso centri degli adulti, dei nostri bambini, in maniera più efficace e sicuramente più rassicurante anche per i genitori. Vi ringrazio. Grazie molto Giovanni per averci dato informazione di questo veramente importante ERS. Non sapevo del lavoro del Nature, mi complimento con voi per questo lavoro che avete fatto, un onore di avervi al Policlinico di Milano e portate veramente la voce di questo ospedale al mondo. Grazie. Adesso abbiamo la parte del EuroBloodNet e dottoressa Barcellini ci spiega che cosa fa questo network europeo. Buongiorno a tutti, vediamo se riesco a condividere il mio schermo. L'imbranatura è totale, lo vedete il mio schermo? No. Benissimo. Giovanni, tu sei uscito dalla condivisione? Sì, assolutamente. Ok. Marzia, potresti aiutare dottoressa Barcellini? Ci riprovo con la condivisione. Ok, mi vedete. Adesso perfetto. Dovreste vederlo. Grazie, sì, lo vediamo. Ok, perfetto. E Marzia che comanda? Sì. Perfetto. Le sue indicazioni. Allora, grazie mille di questa opportunità e ovviamente EuroBloodNet è un grosso net, quindi io mi concentrerò su sotto ERN praticamente, che sono in ematologia, l'unità semplice che io di cui sono responsabile, fisiopatologia delle anemie, e le due medicine, medicina generale con la UOS, attività diurne, malattie rare internistiche, e l'unità di medicina generale, emostasi e trombosi. Raccogliendo la prossima, grazie, l'invito del nostro direttore generale, entro nel merito di ciò che bolle in pentola. Marzia, mi dà la prossima? Marzia? Chiedo scusa dell'imbranamento, ma se è Marzia che comanda, la Marzia dovrebbe darmi la prossima diapositiva. Io la sto, in realtà la sto inviando, forse c'è un ritardo? Moltissimo. La vedete ora? Comunque, dicevo, entrando nel merito, comincio già anche senza diapositiva, tanto la vedete là di lato, a quella che è la fisiopatologia delle anemie. Vedete una bella foto fatta nei giorni scorsi, che è la stessa che quella che sul sito della Fondazione, le persone che lavorano in questa unità, che ha... si occupa sostanzialmente di malattie rare come le citopenie autoimmuni, l'anemia emolitica, la piastrinopenia, le sindromi di Evans, le sindromi di insufficienza midollare, tra cui la plasia midollare, l'emoglobinuria parossistica notturna, le sindromi mielodisplastiche a basso rischio e soprattutto storicamente le anemie emolitiche congenite, di cui siamo veramente facciamo la diagnosi da molti molti anni: difetti della membrana, sferocitosi e lissocitosi, stomato, difetti enzimatici, anemie diseritropoietiche congenite. Siamo nella rarità della rarità. Se mi dà la prossima, Marzia, il totale dei pazienti è più di 1000 e io ho messo anche tutti i medici della degenza ematologica, centro trapianti, degli hospital e ambulatorio, perché chiaramente questi pazienti possono avere bisogno di cure in ambiente diverso da quello che è ambulatoriale. Abbiamo un'intensa attività diagnostica di laboratorio con 150 screening diagnostici all'anno,
40 provenienti dalla Fondazione, 60% dal territorio nazionale e anche dall'estero. Abbiamo un pacchetto diagnostico completo con alcune metodiche che sono uniche sul territorio nazionale, tra cui cito per esempio l'ectacidometria, il pannello NGS che ormai tutti hanno, alcune metodiche come la stimolazione mitogenica per diagnosticare le forme rare di anemia emolitica autoimmune e naturalmente abbiamo diverse, non vedo più lo schermo, scusate, e naturalmente abbiamo diverse metodiche di vado avanti col mio, abbiamo ovviamente diverse che stanno cercando di risolvere. Vabbè, io parlo con le diapositive e abbiamo ovviamente diverse una diversa partecipazione da Euroblatnet sia come steering committee di registri sia come elaborazione di linee guida per la diagnostica ad esempio del deficit di piruvato chinasi, per cui malattia rarissima ma esiste ad oggi una terapia veramente risolutiva per i pazienti, la diagnostica, il trattamento della metemoglobinemia, una sconosciuta che però in può essere rilevante dal punto di vista dell'urgenza medico. E poi organizziamo anche molti webinar per pazienti, ovviamente in questi ultimi 2 anni tutti virtuali, per pazienti e specialisti dove ci confrontiamo e dove aggiorniamo sulle malattie rare di cui ci occupiamo. E poi gli studi interventistici, importantissimi, abbiamo attivato già studi di fase 1 nell'anemia emolitica da sia calda che fredda, dove abbiamo già arruolato 4 pazienti, 2 e 2 rispettivamente, abbiamo già avuto un audit dell'AIFA, vi assicuro che è stato un impegno di non poco conto, e lì vedete elencati tutti i farmaci dai nomi impronunciabili, per i quali abbiamo studi attivi, quindi pazienti che vengono da tutto il territorio nazionale con le difficoltà di questi 2 anni di pandemia, certamente per accedere a queste terapie innovative. L'attività di ricerca è già stata ampiamente sottolineata, c'è una radice immunologica, quindi sicuramente ci occupiamo di citochine immunoregolatorie, dei polimorfismi, del loro ruolo patogenetico, della possibilità di agire anche su questi mediatori. Abbiamo diversi studi sulla storia naturale di queste malattie, abbiamo degli studi dove si valuta la qualità di vita, che è assolutamente importantissima per i pazienti. Abbiamo studi dove si valuta a livello preclinico quelle che possono essere le alterazioni patogenetiche di queste malattie e collaboriamo con l'Istituto Superiore di Sanità per il registro, ad esempio, dell'emoglobinuria parossistica notturna. Non poteva mancare il Covid, sia in termini di cosa succede a questi pazienti quando hanno il Covid, cosa devono fare per prevenirlo e soprattutto come comportarsi per la vaccinazione, perché certamente ci sono dei concerns su quello che può succedere in malattie con un strato immunologico autoimmune quando si fa una vaccinazione. Come tutti, l'associazione genotipo-fenotipo è fondamentale perché cerchiamo di capire dal genotipo quale potrà, di prevedere per quanto possibile quale potrà essere poi la manifestazione clinica di questi pazienti e siamo attivamente impegnata nell'identificazione di nuovi geni patogenetici, nonché di tutte le metodiche in NGS, sia Target che OS, per capire quali possono essere il ruolo funzionale di queste nuove varianti di significato incerto. Tutto ciò si concretizza, è stato sottolineato l'importanza della ricerca in numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui 5 sul New England negli ultimi 3 anni e altre su Blood Ematologica e altre prestigiose riviste. Passo al secondo gruppo che è quello della medicina generale, che vedete una bella foto nel nostro giardino e le persone che sono coinvolte sia a livello di day hospital, ambulatorio che di degenza e che si occupano essenzialmente di talassemie, di anemia falciforme, ma anche di deficit di glucosio se fosfato di idrogenasi, di irida, delle porfirie
praticamente sconosciute a quasi tutti i medici, di malattie da accumulo lisosomiale, quali il Gaucher e il Fabry, e di malattie del sistema immunitario, tra cui le sindromi da immunodeficienza, per un totale di 1500 pazienti. In questo caso, oltre alla ovvia attività clinica ambulatoriale di follow-up, c'è l'importante problema delle indagini prenatali e preconcezionali di coppia, che è stato giustamente sottolineato, e nuovamente c'è un'attività di laboratorio di supporto che riguarda la diagnosi biochimica e molecolare, la cui importanza è stata ampiamente sottolineata. Clinical trials, anche qua ce ne sono 45 studi attivi, sia spontanei che farmacologici, riguardano diverse malattie, fondamentalmente la talassemia e l'anemia a cellule falciformi, ma anche il Gaucher e le porfirie, con ancora farmaci dal nomi impronunciabili, ma che hanno cambiato la storia clinica di queste malattie. C'è anche una trasversalità, perché ci sono anche altri ERN rappresentati in questa unità semplice, tra cui quelle appunto da accumulo lisosomiale da malattie del sistema immunitario. Attività di ricerca sempre focalizzata sull'acquisizione di nuove informazioni dal punto di vista patogenetico, diagnostico, la standardizzazione e l'applicazione di nuove tecnologie alla diagnosi, la correlazione genotipo-fenotipo e la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici sui quali non mi dilungo. Sottolineo in questo caso l'identificazione dei fattori che costituiscono le concause per peggiorare la malattia e naturalmente prevenire per quanto possibile gli aggravamenti connessi con questa patologia. Anche qui pubblicazioni veramente in grande numero e nuovamente su riviste prestigiose quali New England, Blood, Hematologic, American Journal of Hematology. Finisco con l'ultima, ma non meno importante, parte di questo EuroBloodNet, che è la medicina generale emostasi e trombosi, che segue l'emofilia, Willebrand, altre malattie rare della coagulazione, le piastrinopatie ereditarie, per un totale veramente importante di pazienti. Anche qui c'è una diagnosi dei pazienti, sia interni che esterni, sia nazionali che internazionali, e nuovamente la caratterizzazione genetica e fenotipica. Vedete tutte le persone coinvolte a livello ambulatoriale, di degenza, di laboratorio, e gli studi clinici in corso, 43, veramente un numero molto grande, concentrati su emofilia, malattie di von Willebrand, malattie emorragiche e anche la partecipazione a EuroBloodNet. Le linee di ricerca sono veramente moltissime, riguardano gli inibitori dell'emofilia, la terapia genica con nuovi approcci biotecnologici, bioingegneristici, la diagnosi e la caratterizzazione molecolare, la standardizzazione delle metodiche di laboratorio sia per la diagnosi ma anche per controllare l'efficacia delle terapie e interpretare il risultato di queste terapie. Anche qui c'è la correlazione genotipo-fenotipo, l'identificazione delle varianti, i nuovi approcci diagnostici e certamente l'importanza del Covid. E poi registri fondamentali per capire lo stato dell'arte delle varie malattie e naturalmente le pubblicazioni. E questa è la mia ultima diapositiva, in cui concludo dicendo che è impossibile riassumere, ci ho provato, ma sicuramente qualche numero dà l'idea di quanto è grande questo ERN. Ci sono 15 medici, 35 tra biologi, biotecnologi e ricercatori, 2 infermieri di ricerca, una figura importantissima, essenziale per gli studi di fase 1, 6 coordinatrici in clinical trial, altrettanto fondamentali, circa 30 malattie rare del sangue, più di 3.000 pazienti diagnosticati e seguiti. 120 studi clinici, molti con farmaci innovativi, 420 pubblicazioni, ma sottolineo soprattutto l'intensa attività di ricerca e la forte integrazione fra clinica e laboratorio, perché l'uno senza l'altro non può
andare avanti nella conoscenza e nella cura di queste malattie. Grazie. Ringrazio dottoressa Barcellini che è stata veramente brava. Ti chiedo scusa, c'era un problema tecnico e le diapositive non potevano essere stabili. Hai fatto un magnifico lavoro con tutta difficoltà che hai avuto per le diapositive, ma anche ovviamente facendo parte del EuroBloodNet non devo fare complimenti, ma come ha detto dottoressa Barcellini è un network enorme con tantissimi lavori. Grazie veramente tanto. Ora abbiamo dottoressa Sciacco che... Sì, mi sentite? Buongiorno a tutti. Buongiorno, tu riesci a mettere le tue diapositive? Io ho chiesto alla dottoressa Menegatti di aiutarmi, per cui dovremmo Speriamo fare che sia stabile, perché vedo che da lontano è un po' di problema. Perché io ce le ho su un altro schermo che non riesco a condividere, quindi l'avevo spedite proprio per quello. Mi ha assicurato che potevamo farlo. Ok. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Sciacco e sono la rappresentante ERNE per la fondazione per quanto riguarda le malattie neuromuscolari e rare. Se mi date la prossima. Purtroppo allora, questa... il problema è che sulle loro monitor si vedono le diapositive e noi non la vediamo e quindi stanno cercando di mettere a posto. Ok. Quindi no, noi le vediamo, Flora. Okay. Io non la vedo, tutti la vediamo. Voi la vedete? Io la vedo. Sì, sì. Okay. Sì, sì, si vede. Ma dottoressa Sciacco la vede? Sì, certo. Sì. Perfetto, benissimo. Okay. Quindi ho messo questa diapositiva introduttiva perché mi sembrava importante sottolineare quelle che sono le attività principali che noi svolgiamo in quanto ERN, malattie neuromuscolari, e in particolare ci sono due punti che sono secondo me importanti, che sono la raccolta dei dati semestrali e la piattaforma CPMS. Li cito in quanto nella raccolta di dati semestrali viene fatto proprio il punto di tutta quella che è la nostra attività di arruolamento pazienti, di diagnostica e di ricerca, e è importante questa puntualizzazione che noi facciamo semestralmente, che a partire dall'anno prossimo sarà annuale, in quanto veramente fa capire quanto l'attenzione sia posta su tutti questi aspetti che rappresentano l'ambito delle patologie. E la piattaforma CPMS, della quale farò un breve cenno tra poco in un'altra diapositiva, in quanto rappresenta un innovativo e secondo me fondamentale strumento diagnostico altamente rilevante ai fini della diagnosi, soprattutto perché parliamo di patologie per le quali molto spesso la diagnosi definitiva è difficile da conseguire e richiede numerosi sforzi anche congiunti. La prossima, grazie. Allora, questa è la modalità con la quale noi cerchiamo di arruolare pazienti affetti da malattie neuromuscolari e rare, seguite all'interno della fondazione e molto spesso inviati e provenienti da altri centri. Disponiamo di numerosi ambulatori di secondo livello che negli ultimi mesi e anni sono stati ulteriormente suddivisi in categorie minori proprio per concentrare l'attenzione su singoli gruppi di malattie neuromuscolari. Quindi dal primo, diciamo, di questi ambulatori, che era lo storico ambulatorio per i pazienti neuromuscolari in genere adulti, attualmente abbiamo delle sottocategorie importanti che sono un ambulatorio dedicato ai soggetti pediatrici e minorenni, uno specifico per i malati con malattie mitocondriali e poi quello delle neuropatie periferiche, le malattie del motoneurone e poi anche questo storicamente presente, quello che riguarda i pazienti affetti dalla neurofibromatosi 1, che viene fatto in collaborazione con l'unità operativa della genetica medica. E poi c'è tutto un gruppo di dei hospital EMAC per pazienti che necessitano di trattamenti farmacologici specifici. In particolare gestiamo numerosi pazienti affetti da malattie autoimmuni e della placca neuromuscolare, di infiammatori e autoimmuni a seconda dei casi, che ricevono periodicamente infusioni di immunoglobuline in vena
e poi pazienti che periodicamente, nella fattispecie ogni 2 settimane, vengono da noi perché, per essere sottoposti a terapia infusionale con enzima ricombinante, e parliamo di pazienti affetti da glicogenosi 2, che è una malattia genetica autosomica recessiva, l'unica tra le malattie, una delle poche tra le malattie muscolari, l'unica tra quelle metaboliche che dispone di un trattamento e che viene fatto regolarmente presso la fondazione. La prossima. No, proseguo io se... Ok, la nostra attività diagnostica, a parte il, diciamo così, reclutamento pazienti che viene fatto negli ambulatori che vi ho indicato e nei quali viene fatta tutta la valutazione anamnestica e clinica dei pazienti, prosegue nei nostri laboratori, in particolare nel servizio di diagnostica morfologica neuromuscolare di cui sono responsabile, in cui vengono esaminate le biopsie di tessuto muscolare, scheletrico e nervo periferico, che vengono inviate da altri centri qualora venissero da pazienti esterni, oppure vengono fatti in fondazione in collaborazione con l'unità operativa di neurochirurgia. All'interno di questa attività di diagnostica morfologica vengono fatte delle valutazioni dei campioni bioptici dal punto di vista istologico, istochimico, immunistochimico e di ultrastruttura col microscopio elettronico. A seguito di quello che è l'esito di questo esame, viene poi effettuato un secondo step, che è l'approfondimento diagnostico nei laboratori di biochimica e o di genetica molecolare, a seconda della patologia e del sospetto clinico che vengono posti. La prossima, grazie. Ok, vi parlavo prima di questo approfondimento diagnostico che si chiama CPMS, Clinical Patient Management System. È stata creata all'interno dell'ERN, malattie neuromuscolari, all'interno della comunità europea, allo scopo di migliorare, ma soprattutto di pervenire ad una diagnosi per quei pazienti affetti da malattie rare, anzi direi rarissime, neuromuscolari, per i quali è molto difficile divenire ad una diagnosi. Quindi questa è una piattaforma condivisa da tutti gli utenti ERN e da coloro i quali sono stati abilitati a farlo, grazie alla quale vengono letteralmente postati dei casi con l'anamnesi, l'esame obiettivo, i risultati conseguiti, e c'è la possibilità di interpellare e di colloquiare con i colleghi di tutta la comunità europea facente capo a questo ERN, al fine di come dire, raccogliere ulteriori suggerimenti e portare, diciamo così, quello che è un sospetto diagnostico verso la definizione diagnostica definitiva. Non sempre è possibile, però sicuramente rappresenta uno strumento grazie al quale riusciamo ad approfondire molti casi che altrimenti rimarrebbero irrisolti. La successiva, grazie. Ok, venendo invece, diciamo così, all'attività di ricerca, che ovviamente è parallela ed evolutiva di quella diagnostica che svolgiamo, ho pensato di mostrarvi questo grafico, che mostra appunto quello che è stato l'iter delle nostre pubblicazioni nell'ambito delle neuroscienze, suddivise per unità operativa, quindi potete vedere dalla neurologia, neurofisiopatologia e via dicendo, e come anche la parte relativa alle malattie neuromuscolari e rare, pur rappresentando, come dire, una sorta di nicchia rispetto al resto, ha conseguito e continua a conseguire in questi anni degli ottimi risultati in ambito di pubblicazioni scientifiche e di impact factor. La prossima. Ok, un'altra parte essenziale che consente di approfondire ed ampliare l'attività di ricerca è il fatto che all'interno del nostro ERN è presente una banca di tessuto muscolare, nervo periferico, DNA e colture cellulari, che conta decine di migliaia di campioni.
Questa biobanca, che fa capo al servizio di diagnostica morfologica, ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti che potete vedere elencati, e in particolare rientra ormai da anni nell'ambito delle biobanche del Telethon Network. È fondamentale l'esistenza di questa banca per numerosi motivi, in particolare perché è a disposizione di tutti i ricercatori italiani, europei e extraeuropei, che previa presentazione di un progetto scientifico, diciamo così, valido, possono fare richiesta a scopo di ricerca di campioni stoccati nella nostra banca. Quindi diciamo che rappresentano un serbatoio fondamentale, la banca rappresenta un serbatoio fondamentale per poter consentire lo sviluppo dell'attività scientifica, e molto spesso grazie a questo tipo di attività che la banca svolge siamo riusciti anche a pervenire a delle diagnosi in pazienti i cui campioni erano stoccati nella banca, magari perché appunto i pazienti erano stati biopsiati, ma per i quali ancora non sussisteva una diagnosi. Grazie invece all'inserimento in questi progetti di ricerca per i quali i campioni ci sono stati chiesti, siamo riusciti anche a diagnosticare numerosi casi irrisolti. La prossima. Ecco, il compendio, diciamo, di tutta l'attività che viene svolta, quindi il reclutamento del paziente dal punto di vista clinico, il percorso diagnostico al quale viene sottoposto, l'attività di ricerca che eventualmente ne consegue, poi culmina ovviamente anche nella presenza di numerosi trial terapeutici che sono, come dire, lo scopo ultimo, che è poi quello di riuscire a curare malattie per le quali non esistono terapie o non esistono terapie, diciamo così, risolutive. Ovviamente di queste le più importanti sono quelle genetiche e più gravi in assoluto, quindi l'atrofia muscolare spinale, la distrofia muscolare di Duchenne, a seguire poi tutte le altre distrofie geneticamente determinate, le malattie dismetaboliche e anche le forme autoimmuni. In questa tabella vedete i numeri legati ai trial attualmente in corso, ovviamente, come dicevo, spiccano quelli delle malattie che più ci stanno a cuore, perché sono quelle che ovviamente vorremmo poter trattare e definitivamente in modo risolutivo, quindi la SMA e la distrofia muscolare di Duchenne. E la prossima. Ecco, questi invece sono i nostri progetti in corso, che, per i quali appunto siamo molto orgogliosi, nel senso che siamo stati selezionati per intraprendere due trial di terapia genetica, uno per la distrofia muscolare di Duchenne e un altro per le beta-sarcoglicanopatie, che rappresentano una sottoclasse di distrofia dei cingoli, anch'esse autosomiche recessive. I casi non sono numerosissimi, ma rappresentano comunque una buona quota di distrofie muscolari purtroppo invalidanti. Inoltre siamo centro prescrittore per farmaci innovativi, anche qui i nomi non sono esattamente facili da pronunciare, comunque sono farmaci legati alla terapia per l'asma, e quindi diciamo terapie innovative, e che si spera siano sempre più migliorative della condizione di questi pazienti. Inoltre questo brevetto congiunto che abbiamo acquisito con la Ohio State University per una terapia genica in soggetti affetti da una forma particolare di atrofia muscolare spinale, che è quella legata al distress respiratorio. Grazie. L'ultima diapositiva è quella con la quale vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte dell'unità operativa, a partire dal direttore, che è il professor Giacomo Comi. Io sono la responsabile del servizio di diagnostica morfologica, la professoressa Stefania Corti, che dirige i laboratori di biochimica e di genetica molecolare. Purtroppo non ho e non avrei lo spazio per citare tutte le persone che lavorano con me e negli altri laboratori, quindi ho cercato di fare un sunto. Quindi abbiamo un altro medico, un solo medico strutturato, dirigente di primo livello, 5 medici neurologi contrattisti e 35 più o meno tra biologi, biotecnologi e tecnici di laboratorio, la maggior parte dei quali, soprattutto biologi e biotecnologi, lavorano da noi con dei contratti o borse di studio.
Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, credo che questo è stato veramente un'importante dimostrazione perché IRCCS policlinico in realtà ha considerato l'area neurologica come una delle sue aree di interesse nel futuro. Avete visto quanto è vasto e abbiamo visto quanti clinical trial nuovi anche con terapia genica in realtà si sta svolgendo e si sta effettivamente iniziando a livello del policlinico, tutti con adeno associati, e nel futuro andiamo verso retrovirus e anche CRISPR-Cas, che oggi fra l'altro è uscito un lavoro molto importante sul science per amiloidosi, che vi invito ad andare a leggerlo, e questo significa che policlinico deve essere veramente attivo nell'area della terapia genica nel futuro. Ora ci muoviamo a professoressa Mantovani per quanto riguarda l'area endocrinologica. Giovanna? Grazie mille Flora e buongiorno a tutti. Allora, mi fate sapere se vedete lo schermo? Sì. Ottimo. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Per chi ha partecipato alle scorse giornate sulle malattie rare in fondazione, forse vagamente ricorda il mio nome associato in realtà a un altro ERN, che è l'ERN Bond sulle malattie rare dell'osso, a cui accennerò proprio molto brevemente tra qualche minuto, ma in realtà io oggi presento l'ingresso di fondazione in un nuovo ERN che si chiama appunto EndoERN, che è la rete per le malattie endocrine rare, e fondazione è entrata in EndoERN all'inizio del 2022, quindi io in realtà riporterò molto poco le attività dell'endocrinologia del policlinico all'interno di questo ERN, essendo appunto appena un ingresso recente. Descriverò proprio molto brevemente l'ERN e alcune caratteristiche specifiche della nostra endocrinologia e delle malattie rare di cui il policlinico si occupa. Non mi soffermo su questa diapositiva. L'ERN, come praticamente per definizione tutti gli ERN di cui avete sentito parlare, ma anche quelli di cui non avete sentito parlare o non sentirete parlare oggi, si caratterizza per la partecipazione di moltissimi, direi della quasi totalità di paesi europei. Per quanto riguarda EndoERN, l'Italia, peraltro questa non è quella più aggiornata, è uno dei due paesi che contribuisce maggiormente all'ERN in termini di numero di ECP e quindi di ospedali che sono stati riconosciuti all'interno della rete. Gli scopi, anche qui non mi soffermo perché si ripetono, sono un po' la filosofia degli ERN in generale, quindi poi ognuno con le sue specificità, e quindi vanno dalla sensibilizzazione, quindi della conoscenza sia nel mondo medico ma anche nel mondo non medico delle patologie rare, in questo specifico delle malattie endocrine rare, alla facilitazione di percorsi diagnostici sia dal punto di vista clinico che molecolare, la ricerca con la facilitazione dello sviluppo dei trial clinici, lo sviluppo di linee guida, fino poi ai percorsi di cura e di follow up, nonché la discussione dei casi più complessi su questa piattaforma di cui avete già sentito parlare, che si chiama CPMS, su cui assolutamente non mi soffermo, ma che è veramente molto utilizzata in questo ERN in particolare. La struttura di EndoERN credo che non sia dissimile da quella di tutti gli altri ERN, quindi anche su questo non mi soffermo, solo due cose. Una delle grosse specificità di questo ERN è la copresenza, diciamo al 50%, della figura dell'endocrinologo pediatra e dell'adulto, che nel mondo dell'endocrinologia è una distinzione abbastanza netta, direi, per cui per ognuno dei working groups di EndoERN c'è il co-coordinamento da parte di un endocrinologo pediatra insieme a un endocrinologo che si occupa nello specifico della stessa patologia ma nell'adulto. L'altra specificità è
che Endoerm è stato fortemente voluto e sponsorizzato da quelle che sono le due principali società scientifiche europee di endocrinologia, che sono l'ESE, che è la società di endocrinologia più specifica per l'adulto, e l'ESPE, che è la società europea di endocrinologia pediatrica. E quindi tutte le attività di Endoerm, anche per quello che riguarda lo sviluppo dei trial clinici, delle linee guida, dei percorsi, sono sempre sotto, diciamo così, l'ombrello e la sponsorizzazione di queste due società scientifiche che lavorano a stretto contatto. Endoerm poi si divide in vari gruppi di lavoro e di competenza che di fatto riflettono i grossi, le grosse macro aree di patologie rare endocrine. Queste sono quelle per cui il policlinico è attualmente riconosciuto, ne parlerò ma veramente molto brevemente. Policlinico ha due referenti, uno sono appunto sono io, e l'altra è la collega Claudia Giavoli, che è sempre un'endocrinologa ma che è la responsabile della parte di endocrinologia pediatrica. Vedete che nel centro di questo ombrellone c'è, come per molti ERN, l'attenzione all'epoca della transizione, che in molte strutture è estremamente complessa. Ecco, se devo dire una dei vanti e delle specificità dell'endocrinologia del policlinico è quella di essere una delle pochissime endocrinologie italiane che segue il paziente dall'epoca prenatale, in qualche caso, o altrimenti dall'epoca neonatale o pediatrica all'adulto. Quindi di fatto noi non abbiamo, quantomeno per i pazienti che riescono ad afferire la nostra struttura, non abbiamo problemi di transizione, e questo è sicuramente uno dei nostri punti di forza. Sottolineo qua alcune specificità delle malattie endocrine rare. Alcune malattie endocrine rare sono squisitamente endocrinologiche, cioè l'endocrinologo di fatto le gestisce in quasi completa autonomia. Moltissime di queste sono invece all'interno di sindromi più complesse, in cui l'approccio al paziente è di default multidisciplinare, tant'è che EndoERN è un ERN che interagisce in maniera continua e assidua con numerosi altri ERN, per esempio quello sulle malattie dell'osso, ma anche per esempio Itaca, che è rappresentato qui in fondazione, e l'ERN che si occupa di malattie del metabolismo. In fondazione, così come per molte altre patologie di cui avete sentito parlare, noi siamo in grado di offrire sia ai pazienti che vengono seguiti in policlinico, ma per alcune patologie anche ai pazienti o a campioni biologici di pazienti provenienti da tutta Italia, un servizio di diagnostica genetica per virtualmente quasi tutte le patologie rare di cui EndoERM si occupa. Accanto alla diagnostica genetica, che chiaramente negli ultimi anni si è ammodernata con approcci o di pannelli genetici, in quest'ultimo periodo anche tramite l'utilizzo degli esomi, alcune patologie endocrine rare hanno invece un'altra causa che non è squisitamente genetica: sono alterazioni dell'imprinting, quindi di una regolazione della trascrizione dei geni, e il policlinico offre un servizio di diagnostica anche per questo tipo di patologie. Una delle grandi specificità di molte di queste malattie è che non sono riconosciute con un codice di esenzione in Italia, e quindi i numeri che voi avete sentito e avete visto scorrere rapidamente nelle diapositive della dottoressa Daina e poi della professoressa Peivandi, di fatto si perdono nel nostro caso una grossissima fetta di pazienti. In realtà i pazienti con patologie endocrine rare riconosciute in Orphanet e in EndoERN in policlinico sono più di 1500. Due terzi di questi pazienti non ha un riconoscimento di patologia rara, e quindi non può accedere anche a quelli, diciamo, a quei servizi, a quei farmaci o presidi a cui possono accedere invece altri pazienti con patologie rare. Faccio due cenni proprio alle grosse macro aree. Forse
proprio storicamente la prima patologia di cui il Policlinico si è occupato e per cui è stato riconosciuto a lungo come riferimento è quella ipofisaria, in particolare quella dei tumori ipofisari. Il Policlinico ha un ambulatorio multidisciplinare con i neurochirurghi che è presente in Policlinico da oltre 20 anni. Era il primo ambulatorio multidisciplinare in Italia per i pazienti con tumore ipofisario e ancora adesso abbiamo percorsi facilitati con numerose unità operative di fondazione, posti di prenotazione dedicati e quindi una facilità di accesso con tempi di attesa ridotti per questi pazienti ed è riconosciuto come centro di riferimento appunto qui in fondazione. Disordini dello sviluppo e della maturazione sessuale che ho inserito insieme in diapositiva insieme alle sindromi associate ai difetti di crescita, qui è in particolare la collega, la Claudia Giavoli che si occupa della parte pediatrica e di inquadramento soprattutto nel neonato e anche questi sono pazienti che richiedono percorsi complessi con l'intervento di figure diverse e per cui in fondazione, indipendentemente da EndoERN, sono attivi da tempo percorsi e discussioni multidisciplinari con i colleghi della genetica, della neonatologia, della pediatria, della ginecologia o dell'urologia e l'aiuto della radiologia pediatrica. L'ultima diapositiva è per quello che riguarda i disordini dell'omeostasi del calcio e dei fosfati. Qui io lavoro nello specifico a stretto contatto con Francesca Bedeschi della genetica medica. Abbiamo lavorato in questi anni con questi pazienti all'interno di un altro ERN, che è appunto ERN Bond, insieme a Francesca che si occupa in particolare delle forme displasiche, io invece mi occupo più delle parti delle malattie metaboliche, di alcune malattie metaboliche dell'osso, anche questo con la collaborazione di numerosissime altre unità operative in fondazione. E io con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giovanna, è stato veramente informativo anche perché tu hai dimostrato quante patologie rare ci sono che ancora non sono state riconosciute e quanto lavoro ancora dovrebbe essere. Sono contenta che dottoressa Daina è presente qua, ci sono altri lavori che dobbiamo fare per il riconoscimento di queste patologie. L'ultima presentazione dell'ERNS è della dottoressa Natacci sul Genturis. Buongiorno, mi sentite intanto? Sì. Sì. Adesso provo a condividere. Vedete le diapositive? Sì. 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 Perfetto, ottimo. Allora, intanto per prima cosa ringrazio la professoressa Pivandi e il nostro direttore perché credo che si veda, come ho già detto una volta a Flora, la luce rispetto all'attenzione che c'è per il nostro ospedale per le malattie rare. Questo per noi operatori è una cosa molto importante perché ci dà sempre uno stimolo in più nel fare sempre meglio. Io vi parlo dell'ERN Genturis, che è un ERN in cui siamo entrati a far parte da pochissimo, da gennaio del 2022 e che si occupa delle sindromi genetiche di predisposizione a rischio di tumori. È una rete eterogenea, si occupa in particolare di 4 gruppi tematici principali, il primo è quello della neurofibromatosi ed è il motivo per cui noi siamo all'interno di questa rete, ci sono poi la sindrome di Lynch e le poliposi familiari, i tumori ereditari delle mammelle e dell'ovaio e le altre genturis più rare, che sono sostanzialmente forme genetiche di predisposizione ai tumori molto rare, penso alla sindrome di Frau-Meni, la sindrome di Pitten, eccetera. Gli scopi dell'ERN sono un po' gli scopi di tutte le ERN di cui abbiamo sentito parlare questa mattina e in particolare per quanto riguarda questo tipo di ERN il focus veramente principale su cui siamo chiamati a lavorare è quello di far sì che ogni persona che vive in Europa possa avere lo stesso standard di cura, ci sia il meno possibile una eterogeneità delle cure, della pratica clinica e degli outcome clinici.
Questo chiaramente grazie a tutto quello che è l'attività che viene messa in campo da questa, dalla nostra ERN. La particolarità di questa ERN, come di tutte le ERN che si occupano di malattie genetiche ereditarie, è quella di essere rivolta chiaramente al paziente, ma anche a tutta la famiglia, in quanto ci sono soprattutto per quanto riguardano le problematiche relative al tumore della mammella e dell'ovaio, una ricaduta a cascata del ritrovamento di un'anomalia genetica in un soggetto, ricaduta a cascata appunto su tutto quello che è poi anche l'ambito familiare. Come abbiamo visto per gli altri ERN, anche Argenturis ha questa quindi focus particolare riguardo alla standardizzazione dei percorsi di assistenza con delle linee guida che sono già state pubblicate e delle linee guida che sono in pubblicazione, con la costituzione dei care pathway che sono sostanzialmente un po' come i PDTA della nostra regione Lombardia, sono veramente molto simili nella loro strutturazione, quindi con delle indicazioni rispetto a quello che sono le procedure da mettere in atto per la diagnosi e per il monitoraggio di queste condizioni così particolari. E la cosa che mi piace invece ricordare è tutta l'attività che viene fatta dalla parte in collaborazione chiaramente con la parte medica, ma dalla parte laica e quindi dai pazienti, rispetto a questi patient journeys, che sono sostanzialmente una spiegazione grafica di tutto quello che accade a un paziente che ha una diagnosi di sindrome di Genturis, dal momento della diagnosi a quello che poi accadrà nell'ambito della parte pediatrica, nell'ambito della parte adulta, quali possono essere le sfide da affrontare, quali sono invece gli scopi da raggiungere. Sembra una banalità, ma io trovo invece che sia molto importante, perché davvero queste condizioni caratterizzano per avere una variabilità estrema di manifestazioni cliniche e quindi anche una variabilità estrema di tipologia di monitoraggio che, seppur variabile, deve essere chiaramente standardizzato. E come già ricordato anche per Genturis, c'è la possibilità della discussione dei casi complessi che è assolutamente importante e fondamentale. Rispetto ai progetti di ricerca, rispetto a cosa fa Genturis nell'ambito della ricerca, come nelle altre reti ci sono tanti e tanti progetti in corso, ricordiamo la parte anche di aggiornamento costante e continuo con i webinar che sono pressoché settimanali e i corsi organizzati, con la costituzione del registro dei Genturis così come per le altre ERN, e con una serie di progetti multidisciplinari che sono in corso. Tra questi sono progetti che mirano a caratterizzare dal punto di vista clinico e dal punto di vista anche molecolare le varie Genturis, e a me piace in particolare ricordare questo progetto, che è il progetto PEARL, che sostanzialmente riguarda la costituzione di una piattaforma, di una piattaforma europea che si basa sulla collaborazione tra le big pharma, le companies, il pubblico, gli ospedali e i pazienti, e che è una piattaforma che mette insieme tutte queste figure e che cerca di ripensare a come implementare trial clinici che abbiano il paziente centralmente, quindi c'è anche tutta un'attività del paziente rispetto a quello che è la tipologia di questa piattaforma. Piattaforma che è stata creata per quattro patologie, per quattro classi di patologie che non hanno una diagnosi, che non hanno una terapia sostanziale, una terapia risolutiva. Una di queste patologie era neurofibromatosi, per cui noi sicuramente collaboreremo per questa parte.
perché noi siamo entrati in Genturis? Perché noi ci occupiamo di neurofibromatosi tipo 1 dal 2002 sostanzialmente, e nel nostro ospedale abbiamo un centro adulti e un centro pediatrico. Il centro adulti è il centro che è nella nostra unità, siamo referenti la dottoressa Cesaretti, Claudia Cesaretti ed io, e seguiamo circa 650 pazienti, ma è importantissimo avere anche il centro pediatrico nel nostro ospedale, che invece è sotto la pediatria, dove vengono visti circa e seguiti circa 480 pazienti. Che cosa facciamo noi? Facciamo la diagnosi, e non solo la diagnosi, ma poi ci occupiamo del coordinamento multidisciplinare a 360 gradi del paziente, con l'impostazione del monitoraggio volto a diagnosticare precocemente, il più precocemente possibile, quelle che possono essere le complicanze, con l'aiuto fondamentale degli specialisti di fondazione. La multidisciplinarietà di cui io ho sentito parlare prima tante volte è fondamentale soprattutto in queste patologie che possono avere delle complicanze che sono così diverse e che possono coinvolgere tanti organi dello stesso individuo. Questo è il motivo per cui specialisti di fondazione e varie unità della fondazione sono diventate super esperte nella neurofibromatosi. Penso all'oculistica, penso alla neurologia, come ha ricordato prima Monica, all'endocrinologia, alla dermatologia, ed è chiaro che senza questa multidisciplinarità questo centro non potrebbe sostanzialmente essere. La cosa in più che è importante, come ricordava prima la relatrice che parlava rispetto alla possibilità di avere all'interno dello stesso centro il centro pediatrico e il centro adulti. Di nuovo, come per l'endocrinologia, la nostra è una perla rara, sono pochissimi centri che si occupano di adulti in realtà di neurofibromatosi. La possibilità di avere questa transizione circolare all'interno dello stesso centro, perché i bambini che sono seguiti in pediatria passano nel centro degli adulti e gli adulti che sono seguiti da noi hanno dei bambini che vengono seguiti in pediatria, quindi è oggettivamente un circolo virtuoso, ci ha permesso portare a termine tutta una serie di progetti a noi molto cari all'interno del nostro ospedale. Per quanto riguarda gli adulti, per esempio il progetto dello screening del tumore della mammella nelle donne con la neurofibromatosi, piuttosto che il percorso dedicato alla genitorialità delle donne che vogliono avere un bambino, e sono tanti i progetti che noi abbiamo in mente che coinvolgeranno e con cui speriamo di coinvolgere sempre più unità del nostro ospedale. Sicuramente grazie ahimè alla pandemia abbiamo però implementato molto anche l'attività della telemedicina, e la cosa che mi piace assolutamente ricordare, come è stato detto, è però questa possibilità della transizione. È vero che ci sono magari pochi centri pediatrici, pochi centri adulti, è difficile la transizione per molte patologie. Noi siamo fortunati. Quello che abbiamo imparato è che la transizione va preparata sin dall'età pediatrica, perché con l'età adulta cambia il tipo di patologia, per quanto riguarda noi per esempio, cambia il monitoraggio, ma cambiano anche i pazienti. I pazienti devono essere portati alla consapevolezza della loro patologia, trattati un po' come dei piccoli adulti già nel centro pediatrico, in modo tale che quando arrivino nel centro adulti siano loro stessi gli attori principali della messa in atto del monitoraggio delle possibili complicanze. Rispetto a quelli che sono i farmaci nuovi, quello che noi sappiamo è che la neurofibromatosi tipo 1 è una condizione multisistemica, e come tale le terapie storicamente sono delle terapie sintomatiche che vanno a curare le differenti complicanze. Da qualche anno, finalmente anche per la neurofibromatosi, si stanno facendo degli studi su terapie molecolari. Questo è uno schema che riguarda il gene della neurofibromatosi e i pathway in cui esso è coinvolto.
Quindi sono terapie molecolari e il gene della neurofibromatosi è un gene che va a, diciamo così, interagire su quello che è la proliferazione cellulare. Studiando, e non è stato il primo che è stato studiato, ma è stato l'ultimo di tantissimi di questi, diciamo così, interattori del gene della neurofibromina, si è scoperto che questo farmaco, che è un MEK inibitore, ha un'azione potente rispetto la possibilità di andare a diminuire i neurofibromi, che sono una delle complicanze della neurofibromatosi, i neurofibromi cutanei, i neurofibromi plessiformi. In particolare gli studi si sono focalizzati sulla problematica dei neurofibromi plessiformi nell'età infantile, per cui questo farmaco, che selumetinib, è attualmente utilizzabile, approvato, per andare a curare quello che è questa complicanza, che è molto grave. Sono sostanzialmente dei tumori benigni, ma che sono infiltrati in tutti i tessuti e che, come potete vedere, possono andare a colpire anche delle zone nobili come il volto e il collo. Il farmaco si è dimostrato molto efficace nella riduzione delle dimensioni e della sintomatologia dei neurofibromi plessiformi nell'età pediatrica. Questi sono i bimbi trattati nello studio prima e dopo il trattamento. In questo momento sono trial clinici in corso per andare a valutare se lo stesso tipo di sostanza ha effetto anche sui neurofibromi plessiformi dell'adulto quando non sono inoperabili, e devo dire quello che noi speriamo tutti veramente tanto è che possa essere utilizzato in formulazione topica, ed è un altro studio che è in corso per andare a valutare la possibilità che questo farmaco riduca le dimensioni e blocchi la crescita dei neurofibromi cutanei, che, come potete vedere, sono una delle complicanze, diciamo così, meno gravi dal punto di vista di mortalità, ma sicuramente molto molto gravi e impattanti la vita quotidiana delle persone che hanno questa patologia. Io credo di aver terminato a questo punto la presentazione sulla... eccomi qua, ecco. Vi ringrazio per avermi permesso di parlare di questa patologia, che è una patologia veramente... per noi molto importante, ci teniamo moltissimo e speriamo che il nostro centro possa iniziare a essere anche un centro che anche per la ricerca, stiamo cercando di lavorare anche su questo. Grazie. Grazie Federica, anche per l'entusiasmo che tu ci hai dimostrato. Quando si tratta di malattie rare, se non c'è questo entusiasmo diventa difficile, e questa è una dimostrazione che di nuovo qui abbiamo dei ricercatori, abbiamo delle persone che sia nell'ambito dell'assistenza che della ricerca credono veramente quello che fanno, e questo rende, scusate, Policlinico abbastanza unico da questo punto di vista, perché con tutte le difficoltà riportate avete visto, questa era solo 30% di ERNS e non ho portato tutti, e quest'anno non era possibile, però per dimostrarvi la ricchezza anche della conoscenza e scienza che c'è al Policlinico e quanto noi dobbiamo lavorare veramente mettendo insieme, e questo è il compito che diamo al nostro direttore generale, ovviamente, di lavorare sempre di più con noi. Ora passiamo dalla parte che, come vi ho detto, secondo me è il cuore della nostra attività. Paziente è il cuore di quello che facciamo. Se non c'è il paziente, non c'è tutto quello che abbiamo raccontato. Quindi, prima vorrei ringraziare la mia amica Carla Garbagnati, che lei, come la conoscete, mi chiama subito se c'è qualcosa che non va, e devo dire qualche volta, se manco io, c'è lei che me la ricorda. E grazie Carla. E anche perché loro hanno fatto un lavoro incredibile con medici sul ERN di Reconnect, che viene presentato da Ilaria Galletti, che è vicepresidente del GIRS e ci dimostra come l'organizzazione di questo ERNS. Buongiorno a tutti, grazie prof dell'invito, mi fa molto piacere che ci sia il nostro direttore generale, dico nostro perché il Policlinico è la mia seconda casa,
E oggi cercherò di portare l'esperienza sia di ReConnect, ma anche le best practice di altri due ERN, entrambi all'interno del Policlinico. Dico prima cosa che per me gli ERN e le malattie sono persone con un nome e cognome, perché ho amici in tutti e cinque gli ERN oggi rappresentati, con i quali collaboro molto, molto bene, con grandissimo entusiasmo. Inizio a spiegarvi, molti di voi lo sapranno, qual è il ruolo degli IPAG, ossia i rappresentanti di pazienti. È assicurarsi che i pazienti vengano messi al centro non solo dal punto di vista assistenziale, clinico, ma anche della gestione e programmazione dei singoli ERN. E poi nell'assessment, ovvero sia nella pianificazione delle attività che ogni ERN programma di fare, ma anche nella valutazione di queste stesse attività. E poi monitoriamo le prestazioni che gli ERN effettuano e cerchiamo di rivedere i KPI, gli indicatori di qualità con i quali questo monitoraggio viene effettuato. Vi parlerò dopo di Amekis, il progetto di monitoraggio degli ERN voluto dalla Commissione europea, e per ogni ERN dovrebbe esserci un IPAG rappresentato. Sicuramente per ReConnect noi abbiamo individuato l'IPAG più adatto a partecipare a questa attività molto complessa. E poi la valutazione, ossia identificare dei centri che potessero fare la second application, oppure come full member, oppure anche degli affiliated partners. E abbiamo anche fatto la valutazione delle application ricevute lo scorso anno dei nuovi centri che sono entrati a far parte degli ERN. Vi parlo quindi delle good practice di tre ERN. Noi ogni 3-4 mesi, in collaborazione con Eurordis, condividiamo il lavoro che stiamo facendo, perché se un'attività svolta è risultata efficace, non reinventiamo la ruota, cerchiamo di applicarla anche in altri ERN. Si è parlato prima di ERN Genturis, che è stato il primo ERN a fare un patient journey sulla neurofibromatosi 1 con ClassRoll, e ClassRoll è l'IPAG rappresentante in Genturis, e altri ERN naturalmente hanno seguito. ReConnect è il mio ERN, l'immunologia di Via Pace è tra l'altro disease coordinator di una delle 10 malattie contenute, ricoperte da ReConnect. Abbiamo fatto lo state of the art delle linee guida, ma per prima cosa abbiamo fatto un survey sia tra i clinici, ma con delle domande naturalmente molto diverse, sia per pazienti caregiver, per vedere quale fosse il livello di conoscenza e di awareness delle linee guida. E noi, IPAG, abbiamo partecipato alla creazione di questo questionario, anche per assicurarci che le domande fossero formulate in un livello facilmente comprensibile. Ecco che poi siamo arrivati alla pubblicazione di 10 articoli in cui gli IPAG sono citati come coautori. E tra l'altro questa co-authorship è stata forse la prima che ha visto gli ERN, gli IPAG presenti tra i vari ERN, ed è stata ritenuto un elemento importante, una misura importante per valutare la collaborazione tra i clinici e gli IPAG. In realtà siamo stati noi, ad un certo punto, all'interno della steering committee, a dire: ma perché non aggiungiamo anche un capitolo sui patient unmet needs, che probabilmente può essere rilevante, non era ancora stato fatto. La nostra richiesta è stata accolta di buon grado, e anzi con entusiasmo, dagli altri membri della steering committee, ed ecco che ci siamo messi a lavorare e ad arrivare a questo risultato. Ma non era finita lì,
perché una volta che si sviluppano le linee guida, queste dovrebbero essere uno strumento anche nelle mani dei pazienti per essere consapevoli dei protocolli terapeutici e di avere anche una capacità per poter decidere con il medico che li ha in carico il miglior approccio terapeutico. E così abbiamo sviluppato una lay version. In realtà abbiamo sviluppato una metodologia per poterla poi seguire in tutte le altre patologie e il pilot project è stato quello sulla sclerosi sistemica e adesso stiamo lavorando a quella del lupus. Ern Itaca, sulle condizioni genetiche, ha sviluppato un patient journey simile per certi versi a quello di Genturis, che rimane comunque il prototipo che tutti seguono perché è stato fatto molto molto bene e come era stato detto prima mappa la storia del paziente prima della diagnosi, dal primo accesso al mondo sanitario con il sospetto di malattia lungo tutto il percorso di vita. Ricordo che avevano fatto una cosa, non un'infografica, ma un lavoro molto bello in ERCNET con Claudia Spröt per i pazienti che dalla dialisi passavano al trapianto ed è stato molto molto bello e vi consiglio di leggerlo perché ci sono degli spunti davvero che fanno riflettere. E ancora una volta ritorna il team multidisciplinare, che è una condizione sine qua non per poter entrare negli ERN, perché bisogna dimostrare che la struttura ha le capacità di gestire il paziente a 360 gradi. E mi permetto di sottolineare che il policlinico dà sempre prova di avere al proprio interno dei medici che sono in grado di condividere il paziente con i loro colleghi e questo è un valore aggiunto sicuramente. Non mi soffermo oltre sul patient journey perché l'ha già spiegato molto bene la dottoressa Natacci. Ernica, l'altro ERN che si occupa di malattie gastrointestinali, ha prodotto gli IPAG e i clinici un consensus statement per la diagnosi, la fase preoperatoria, quella operatoria, postoperatoria e il follow-up di due patologie, in modo da fornire un trattamento e una cura di grande rilevanza ed effetto per i pazienti affetti da tali patologie. Sono stati quindi individuati questi cinque item, questi cinque domini e hanno generato innanzitutto gli item, hanno definito le priorità, un po' come dire delle PICO question, la formulazione di un elenco definitivo di item, la verifica delle evidenze per ciascuno di essi. E sono stati alla fine, è stato trovato il consensus su 81 di questi item con un voto online anonimo. E come sempre è stato definito il consensus quando si raggiungeva il 75% dei voti tra 6 e 9 in una scala da 1 a 9. Con ERN Reconnect abbiamo creato il Patient Care Pathway, in realtà una metodologia, Rare ERN Path, per lo sviluppo di questi percorsi nelle malattie rare e siamo partiti dalla sclerosi sistemica per un progetto pilota. Abbiamo contribuito a sviluppare un survey per raccogliere le storie dei pazienti in tutta Europa affetti da sclerosi sistemica attraverso il mezzo della medicina narrativa. Queste storie sono poi state elaborate dal team dell'ERN in collaborazione con l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa e sono state individuate delle parole ricorrenti, parole che ricorrevano a prescindere da dove il paziente si ritrovasse e quindi individuate le priorità e i bisogni di tali pazienti. E è stato trovato un consensus nell'ultimo face-to-face meeting di Reconnect con diversi stakeholder, tra cui esperti di health economics e identificati i KPI.
Devo dire che tra le procedure che sono state inserite all'interno del Care Pathway, una è stata fortemente voluta dai pazienti, che ossia il supporto psicologico, soprattutto al momento della diagnosi. È stato avviato un progetto pilota che poi verrà valutato, verrà modificato nel caso in cui sorgessero delle problematiche. Importante la presenza degli esperti di Health Economics, perché deve essere un percorso sostenibile anche dal punto di vista del sistema sanitario, quindi deve esserci la maggiore efficienza in aspetti diversi. Arriviamo al, lo chiamiamo tasto dolente, la MEICIS, che è l'acronimo di Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System, per gli ERN, voluto dalla Commissione Europea e iniziato nel 2021 da un contractor esterno. Questo progetto tende a far sì che gli ERN e di conseguenza i vari HCP coinvolti siano sempre più efficienti e consapevoli di quello che fanno e migliorare la qualità dei servizi che vengono erogati. Quindi si basa su questo concetto ciclo di Plan, Do, Check, Act e si può implementare a livello di un singolo ospedale, di un singolo ERN oppure in tutti i 24 gli ERN. Per quanto riguarda il monitoring, IPAG di tre ERN, Reconnect, Rita e Itaca, Rita è quello delle malattie autoinfiammatorie, abbiamo sviluppato, io facevo parte in quanto Reconnect, di un Impact Assessment Framework per capire il livello di ingaggio degli IPAG con il coordinamento e con gli HCP e viceversa, per fare anche una valutazione nostra di capire se siamo sufficientemente proattivi, se collaboriamo abbastanza con il nostro coordinamento. Questo è stato fatto nel 2021 e abbiamo raccolto delle informazioni molto interessanti. È un work in progress perché abbiamo identificato delle misure per queste valutazioni e naturalmente le dobbiamo affinare ed è già stata fatta una prima pubblicazione su una rivista scientifica. Poi noi italiani, cioè tutti i rappresentanti italiani all'interno degli ERN, in un incontro che abbiamo fatto quando ancora c'erano i face-to-face meeting e quindi si poteva parlare durante i pranzi, durante le cene, i momenti in cui nascono davvero i progetti più interessanti, abbiamo detto: ma perché non creiamo il gruppo IPAG Italia? Perché se è vero che il fine ultimo è l'integrazione di quanto esce dagli ERN all'interno dei nostri sistemi sanitari nazionali, non dobbiamo aspettare, dobbiamo attivarci ed essere già pronti per quando accadrà o eventualmente cercare di farlo già adesso. Non è un caso che nei PDTA sulla sclerosi sistemica che abbiamo fatto un paio di anni fa, abbiamo detto che dovrà essere inserito quanto eventualmente emergerà da ERN Reconnect, che è l'ERN di riferimento. Ecco che noi collaboriamo e con l'Istituto Mario Negri, perché la dottoressa Daina è stata presente in uno degli incontri che abbiamo effettuato, ma anche con l'Istituto Superiore di Sanità nella figura della dottoressa Taruscio, perché il nostro intento è di collaborare in modo trasversale tra tutti gli ERN, cosa che si fa a livello europeo, ma a livello italiano è importante perché noi abbiamo 21 sistemi sanitari, abbiamo un istituto superiore di sanità che è il nostro punto di riferimento, ma dobbiamo lavorare con il nostro sistema sanitario e poi dobbiamo portare l'esperienza che abbiamo a livello europeo nella nostra comunità italiana di pazienti, perché ricordiamoci che la barriera linguistica preclude la partecipazione di tanti rappresentanti di pazienti all'interno delle attività dell'ERN, perché avvengono naturalmente tutti in inglese. E poi dobbiamo far conoscere
gli ERN, come si sta facendo oggi. Oggi stiamo facendo un eccellente lavoro perché noi siamo tutti sì consapevoli che esistono gli ERN perché siete attivissimi, ma ci sono tanti ospedali, tanti medici, non centri hub, che non conoscono l'esistenza degli ERN e sarebbero loro i primi a dover utilizzare la CTMS, perché secondo me i membri, full member degli ERN non hanno bisogno di usare la CTMS, sono loro gli esperti veri. Però quando un medico ha un sospetto di una malattia rara, ecco che la CTMS potrebbe essere il mezzo per metterlo in contatto con i veri esperti. E poi dobbiamo supportare, favorire, le iniziative nazionali e regionali sulle malattie rare. Nel 2021 abbiamo fatto 6 workshop su coinvolgimento dei pazienti, integrazione degli ERN, i percorsi di cura, i patient care pathways di cui si parlava prima, trial e ricerca, istruzione, formazione e linee guida. Sono stati fatti dagli IPAG italiani e dai 3 coordinatori dei 3 ERN italiani, cioè la professoressa Marta Mosca per Reconnect, Maurizio Scarpa per MetaVERN e Luca San Giorgi per ERN Bond. I risultati di questi interessantissimi workshop sono stati poi discussi in un webinar a fine 2021. I prossimi passi degli ERN sono lo sviluppo delle linee guida, è importante il processo di adapte perché dobbiamo essere sicuri che vengano adattate alle esigenze delle singole nazioni. Alcuni sono già partiti perché 5 ERN avevano ricevuto un grant per poterlo fare prima, e anche dei clinical decision making tools, che forse è una cosa anche più semplice da fare, sempre in collaborazione con le società scientifiche. E poi i registri, estremamente importanti per la ricerca e soprattutto per le malattie ultra rare, AMECIS, i patient care pathways e i patient journeys, e qui ho messo trovare fondi per il rifinanziamento dei prossimi, non questi 5 anni, ma di quelli successivi, perché la Commissione europea vuole la proof of evidence, che davvero funzionino gli ERN, e sta a noi farli funzionare, perché sono, come diceva il papà degli ERN, Enrique Terol, sono una infrastruttura sulla quale noi dobbiamo costruire per rendere questa assistenza sanitaria transfrontaliera, ma anche nazionale, la più veloce e precisa possibile. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione, per il lavoro che fate. È sempre bello partecipare a queste iniziative. Grazie. Grazie Ilaria, veramente complimenti per il lavoro che state facendo, è incredibile la quantità di lavoro e la serietà di lavoro. Io credo che ormai con quello che ci hai dimostrato per noi veramente è importante avere patients journey, e considerando che il numero delle ERN del policlinico sono saliti così tanto, sono diventati 15, ti chiediamo se è possibile a livello del policlinico creare un patient journey del ERNS proprio del policlinico. Quindi avrai un compito che ti contatterò nel futuro per poter lavorare insieme con me e con il direttore generale su questo argomento. Massima disponibilità, con grande gioia. Grazie. Ora apro, avete sentito in realtà la presentazione di tutti e siamo in un ritardo importante, però io credo che questo argomento richieda un pochino di discussione. Vedo che in realtà Carla Garbagnati ha chiesto la parola, per favore alzate la mano e io cercherò di darvi il tempo per la discussione. Carla. Io solo per ringraziare per prima la paziente, Ilaria, perché Ilaria quando
si cominciava a parlare di ERNE ed era una cosa che mi entusiasmò e entusiasmò lei, iniziò a studiare, andò a Barcellona, frequentò Eurordis e studiò per se stessa, per gli altri, per mettere a disposizione tutto quello che ha imparato ed è arrivata dove è arrivata. Io ho altre due volontarie che stanno facendo, non dico la stessa cosa, ma dei percorsi di formazione, perché questo è quello che porterà medici, pazienti, istituzioni a vincere le battaglie sulle patologie rare. Io ci credo, ci ho sempre creduto e ci crederò fino in fondo. Quello che tu proponi, Flora, è essenziale. Creare all'interno di questo policlinico, e caro DG, mi ascolti attentamente, lei ha una potenza qua. Ha dei medici che hanno creato qualche cosa che non ha nessuno, ma neanche in Europa. Ha delle persone che stanno dando il massimo. In questi due anni lei veda da 8 a 15 erne e tutto quello che c'è nel sottofondo e le ore che danno in più anche gli specializzandi, gli specializzati e le reti che continuano a correre e la volontà di esserci, perché io le garantisco che anche noi che ci ritroviamo con i medici per lo scleronet circolare, lo si fa dopo il lavoro, lo fanno dando ore e ore in più alla sera e questa è una meraviglia. E mi collego, poi lascio lo spazio agli altri, alla nostra Daina, perché è essenziale il Mario Negri, è essenziale è quello che lei ha fatto, è essenziale quello che ha fatto. Io la ringrazio pubblicamente perché ultimamente è riuscita a gestire insieme alla Regione Lombardia Ida Fortino anche dei farmaci da regione a regione che se no non venivano dati, perché un paziente raro positivo due volte a casa che non possa ricevere un farmaco perché c'è la questione dei costi è inammissibile. Perché prima ci sono i pazienti e le loro cure e grazie a questa rete di associazioni, Mario Negri, Regione Lombardia e l'altra regione che non nomino, ecco, e tante mail, la paziente ha avuto quello che è un suo diritto avere. Allora, adesso speriamo che questo Covid finisca, dobbiamo unirci, ma unirci tutta l'Europa ce lo sta insegnando in questi giorni, ma unirci veramente perché la nostra sanità e la sanità lombarda ritorni a essere quella che era veramente un tempo. Io mi sono messaggiata prima, mi permetto di dirlo perché ha detto che porti i suoi saluti ed è qui con noi, ma con il presidente anche Giachetti, perché il presidente Marco Giachetti della nostra fondazione è molto attento alle questioni delle malattie rare e quindi è ben felice se non riusciamo a fare qualcosa, così anche come fondazione gli chiederemo dei fondi, giusto? Chiederemo alla fondazione RCCS del suo patrimonio qualche fondo anche per le malattie rare. Bene, grazie davvero per questa opportunità e però non facciamolo una sola volta all'anno, creiamo degli spazi dove ci siano i pazienti che parlano, i loro medici per piacere. Grazie Carla, grazie mille. Adesso professor Montini. Grazie mille, ringrazio intanto veramente le associazioni dei pazienti, state facendo un lavoro straordinario, quello che ho visto è veramente molto 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 ben fatto e mi complimento. E riprendo un pochino quanto è stato detto prima da Carla Garbagnati e approfitto del direttore generale perché tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso è stato fatto a ISO Risorse ed è stato un lavoro veramente molto grosso, solo preparare la documentazione per far parte degli ERN, io ricordo nel 2016, vedendo, è veramente un lavoro enorme e viene fatto tutto oltre al lavoro che facciamo. Quindi probabilmente su questo andrebbe considerato un supporto a chi ha anche questo aspetto degli ERN da seguire. Solo il registro dei pazienti e mettere dentro 1000 pazienti dentro quel registro richiede un lavoro enorme di tempo, di attenzione e questi registri vanno aggiornati di anno in anno, non è che una volta messi dentro sia chiuso il discorso. Per cui questo io credo che vada un pochino valutato anche dal nostro direttore generale.
Grazie Giovanni. Io sto cercando di vedere se ci sono le mani alzate, ma non riesco a vedere ulteriore richiesta per quanto riguarda interventi e le domande. Io credo che le discussioni sono state veramente profondi, abbiamo visto le organizzazioni interne, come sono proposte di lavorare nel futuro, abbiamo visto la richiesta e organizzazione da parte dei pazienti, i progetti futuri, cambiamento del policlinico, abbiamo visto i nostri scientifici, i medici, che progetti hanno, c'è tanto da fare. E il progetto non può essere fatto in un anno, è un progetto che ci vuole almeno 5 anni secondo me, e insieme con voi sicuramente noi dovremo lavorare insieme anche con dottoressa Dain a livello proprio della regione Lombardia. A me dispiace moltissimo che oggi non abbiamo avuto nessuno della regione, ma credo che Erika in contatto continuo potresti spiegare molto bene le discussioni che sono state fatte, le nostre esigenze nel futuro. E qual è il piano futuro del policlinico effettivamente sulle malattie rare. Quindi sono d'accordo che non dobbiamo fare queste riunioni una volta all'anno, ma noi periodicamente siamo in contatto insieme e discutiamo, rivalutiamo e anche facciamo un refreshment dei nostri progetti nel futuro. E con questo vorrei ringraziare veramente tutti voi, avete fatto un lavoro eccellente e chiedo a dottor Belleri se vorrebbe aiutarmi per la chiusura di questa sessione, prego. Sì, grazie Flora. Sì. Volevo innanzitutto dire a cara Gabriele Crosti che abbiamo piena consapevolezza di avere a disposizione davvero una macchina da guerra, come è stata definita, e credo che stamattina sia stato ampiamente dimostrato quanto impegno, quanta forza davvero ci sia in questo percorso. Ne abbiamo consapevolezza e sappiamo anche, e rispondo al professor Montini, di dover investire anche in termini di supporto, anche a livello, definiamolo così, amministrativo burocratico, perché comunque gli adempimenti anche da quel punto di vista sono impegnativi e ce ne rendiamo conto. Con la professoressa Bevandi, che oltre a essere, l'ho già detto prima, direttore scientifico FF, ha la responsabilità del coordinamento delle attività appunto relative alle malattie infettive, abbiamo pianificato un percorso e di potenziamento anche dello sportello inteso in senso ampio, sia sportello di ascolto o comunque di accesso a tutto il percorso per l'utenza e di raccordo con le associazioni, ma anche sportello in termini di struttura che possa occuparsi del supporto amministrativo, diciamo così, a tutti i percorsi che hanno questa necessità e questo bisogno. E in questo senso ne abbiamo parlato più volte, ed è un impegno che ci siamo presi e che intendiamo portare a compimento in termini di potenziamento già nel corso di quest'anno. Non sarà una cosa facile, anche perché trovare delle persone che abbiano, o dei professionisti che abbiano la capacità e le conoscenze, le competenze per entrare da subito a pieno regime, a pieno ritmo, non è una cosa facile, però voglio dire, ci lavoreremo assieme, collaboreremo e vedremo di costruire assieme un percorso, però certamente dobbiamo investire in quell'ambito ed è una cosa che ci siamo già presi, diciamo così, l'impegno di fare, che faremo certamente nel corso di quest'anno. Perché effettivamente agevolare il cammino di adesione alle varie reti, di accesso alla struttura per quanto riguarda i pazienti e di collaborazione con le associazioni è davvero una cosa importante, quindi questo certamente lo facciamo. E anche sulla logistica vedremo di trovare uno spazio fisico adeguato, cosa che, come vi ho detto, purtroppo non è semplice, perché purtroppo quella degli spazi è un po' una guerra tra poveri all'interno del policlinico in questo periodo, è molto triste, ma insomma la costruzione dell'ospedale sta comportando dei sacrifici per tutti che durano da parecchio tempo. Davvero confidiamo che con i prossimi 2 anni, come ho detto prima, la questione possa iniziare a trovare una soluzione in definitiva. Però anche sugli spazi stiamo cercando di trovare una soluzione per dare un po' una casa anche dal punto di vista, diciamo così, non solo ideale ma fattivo alle malattie rare, che come ho detto rappresentano un aspetto estremamente rilevante di fondazione. Quindi in questo senso l'impegno ce lo prendiamo tutto, sia io sia la propria Ivandi, su questo tema. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti per la vostra partecipazione, per la vostra
per quello che avete dimostrato entusiasmo nel lavoro, e credo che sia la cosa più importante. Buona continuazione e buon lavoro a tutti. Erika, grazie di essere stata oggi con noi. Arrivederci. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci, grazie.